Eccoci qua, buonasera, bentrovati, bentrovati in compagnia mia, in compagnia di Bolaffi, in compagnia della credo ormai storica, conosciuta, apprezzata azienda che nel mondo del collezionismo, di quel collezionismo che è collezionismo con la C maiuscola, cioè di francobolli e Monete, è leader in contrastato di mercato e questo ormai non solo... Amiamo avere la consapevolezza che sia così, ma i numeri, i dati ne danno conferma. Chiacchieravo come sempre mi capita con molti di voi durante la settimana e mi sono sentito dire più volte: Lorenzo, vedo tante belle e importanti monete nelle vostre trasmissioni. Vedo tante belle monete, importanti monete. Come mai? E come mai? Perché Bolaffi è alla ricerca costante sul mercato internazionale di quelle monete, stasera ovviamente come la tradizione parleremo di grande numismatica, quelle monete che fanno la differenza, quelle monete che permettono a chi è appassionato di poter arricchire le proprie raccolte, a chi neofita si sta avvicinando possa farlo con le migliori garanzie, con la migliore tranquillità, con la serenità di affidare. Ovviamente i propri risparmi, quando si decida di dedicarne una parte alla numismatica, a un'azienda che non è, eh, si è improvvisata ieri mattina, neanche sei mesi fa, che non fa altro che eh, vendere eh, in maniera, direi, seria professionale dal 1890, oggetti da collezione nell'ambito della filatelia della numismatica. E ci tenevo a sottolineare, a cominciare questa sera così, proprio perché sempre più, e ci mancherebbe solo, sento, ah ma ho visto, ma ho capito, mi hanno detto, ho visto su internet, amici, chiaramente il mondo è un mondo globalizzato, voi potete cercare, trovare eh, proposte anche nell'ambito della numismatica un po' ovunque, io quello che dico soltanto, siccome mh, non è pane, si può vivere senza monete, male, ma si può vivere anche senza monete. Ecco, qualora decidiate di avvicinarvi a questo mondo, fatelo con la massima cautela, pretendete documentazione, pretendete eh, certificati, pretendete provenienze, pre pretendete pedigree, pretendete numeri, non eh, chiacchiere, perché le chiacchiere volano nel cielo veloci, i numeri sono solidi e se noi siamo qui da, dal 1890, insomma, qualcosa, guarda di. Ecco, eh, fatta questa, che è un po' una <ride> un inizio di trasmissione un po' diverso dal solito, ma ci tenevo proprio perché ehm, è un confronto con voi sempre molto interessante, quindi mi fa piacere in questa fase farlo in maniera unidirezionale. In realtà voi potete intervenire immediatamente in trasmissione. Come farlo? Semplicissimo, avete a disposizione un numero di telefonia fissa, un numero di telefonia mobile, potete quindi chiamare, c'è Paola Centralino che vi risponde. Immediatamente la saluto. Potete mandare un WhatsApp, un'email, siamo ovviamente pronti a eh, rispondervi in qualunque modo, in qualunque momento. Eh, vi invito come sempre a interagire con noi per ehm, così darmi anche la direzione di marcia di una serata che sarà. Eh, questo mi fa piacere, non è un caso. Ecco, eh, c'è una serie di serate straordinarie proprio per quello che vi dicevo prima: l'attenta attività di Bolaffi nella ricerca delle grandi. Uh, opportunità numismatiche. Quindi intervenite, chiamate, vorrei vedere quella moneta, vorrei uh, qualche informazione in più su quella collezione, sono a vostra disposizione. Uh, cominciamo la trasmissione, mh, cominciamola con una serie tra l'altro di uh, novità che stasera uh, ci sarà soprattutto, e qui alla mia sinistra una grandissima novità, Addirittura una premiere, e quindi ne parleremo praticamente subito. Regaliamo al nostro pubblico Alberto con la tua potente telecamera. Alberto, qui davanti lo saluto, Enrico e Regia, pronto a ecco, muovere le leve per, per spostare l'immagine. Vedete, parleremo di banconote con una premiere. lo detto, un'anteprima, è qualcosa che eh, oggi per la prima volta si palesa a vostra disposizione, cioè una. Collezione di banconote, attenzione del Regno d'Italia, del Regno d'Italia, parleremo molto questa sera del Regno d'Italia, eh, non tutti lo ricorderanno, si parla, forse se ne parla troppo poco, e mai come in questi momenti si dovrebbe parlare di unità d'Italia, secondo me, in maniera ancora più forte. Il 17 marzo del 1861, Vittorio Emanuele II. Uh, proclamava il Regno d'Italia, eh? il Regno d'Italia uh, 17 marzo 1861, anniversario dell'unità d'Italia. Quindi lo, abbiamo, uh, lo avremmo dovuto festeggiare, insomma, ricordare sicuramente perché è un momento molto importante. Quel passaggio da un'Italia frammentata, da un'Italia fatta di uh, tante. Uh, realtà locali da un regno di Sardegna, un regno delle due Sicilie e quello che era un po' la polverizzazione del regno d'Italia, dello, dello Stato italiano, meglio scusa, del territorio italiano, diventa poi un unico Stato e non è banale questo. Quindi l'anniversario dell'Unità d'Italia lo celebreremo questa sera con la bellissima nuova collezione di banconote che ehm, ci racconterà attraverso le banconote alcuni momenti salienti di questo periodo che va appunto dal 1861 poi alla, al 45 e poi parleremo anche di monete d'oro, di, di quelli che sono i marenghi del primo Italia, re d'Italia, quel che passa da essere re di Sardegna a re d'Italia. Allora io direi che cominceremo la trasmissione su queste banconote ma voglio fare una rapida carrellata anche per vedere quello che è il menu della serata, menu ricco. Con alcune meraviglie provenienti dal mondo dell'antica Roma, dell'antica Grecia, del Regno d'Italia, quindi abbiamo veramente un parterre de rois, de rois molto interessante. Allora andiamo a vedere così una carrellata rapida: ecco, qua celebreremo l'anniversario del Regno d'Italia. Siamo a celebrare quest'anno i 157 anni di questo momento storico fondamentale e lo festeggeremo, lo celebreremo stasera con i primi marenghi, cioè i due marenghi che vedete alla destra e in centro, che sono quelli di Vittorio Emanuele II nelle due configurazioni del Regno di Sardegna e del Regno d'Italia, eccolo qua tra l'altro con due date molto interessanti, e a fianco abbiamo visto e lo andiamo poi a inquadrare nuovamente. Quella moneta che seppe celebrare un primo anniversario importante, cioè i 50 anni dell'Unità d'Italia. Quello è il famoso 50 lire del 1911, coniato proprio durante il regno di Vittorio Emanuele III, per celebrare i 50 anni dell'Unità d'Italia. Ne parleremo diffusamente eh, durante la nostra trasmissione. Andiamo avanti, andiamo a godere. Ecco, questo è un altro bel capitolo stasera dedicato agli amanti delle monete d'oro, di quelle monete che. Se vogliamo, hanno distinto l'Italia in maniera importante in un'epoca meravigliosa, qual era il eh, Rinascimento. Parleremo di Zecchini. Addirittura stasera abbiamo disponibilità di tre Zecchini veneziani, uno più bello e importante dell'altro, pensate, eh, appartenuti e coniati durante i dogati di tre importanti dogi veneziani. Parliamo di Cicogna, Alvise Terzo Mocenigo e Ludovico Manin quindi una, un escursus attraverso 200 anni e attraverso la cognizione degli importanti zecchini. Prezzi già disponibili, conferma già disponibile al centralino, eh? quindi ehm, per chi dice, ma io guarda, mamma mia, lo zecchino del Manin l'ho perso l'ultima volta che è passato, oggi puoi metterlo da parte, al Vise Terzo Mocenigo, il Cicogna, andate ad arricchire questa bellissima collezione. Andiamo avanti, eh? Vabbè, dai, andiamo, andiamo, Qua vediamo stasera il nostro espositore dedicato agli aurei romani. Di aurei romani nelle ultime settimane abbiamo parlato in maniera importante, in maniera museale, in maniera che ha esaltato le grandi acquisizioni di Bolatti e questa sera non siamo da meno con un aureo di Giulio Cesare in una qualità incredibile con un introvabile ritrovato, lasciatemi il termine aureo di Comodo, guarda che spettacolo questa moneta, sembra parlare per quanto è bella e poi e poi inediti, introvabili, l'aureo di Alessandro Severo e a completare quello che sarà eh, uno dei questo lo dobbiamo solo leggermente, eccolo qua. Un aureo pazzesco, un aureo dedicato e coniato nell'epoca della grande tetrarchia. Parliamo di Massimiano Ercole. Quattro aurei, uno più importante, bello, raro dell'altro. Ecco, lancio un, subito un messaggio ai collezionisti di grandi monete romane stasera: qualità e rarità ulteriormente amplificate dalla presenza di. Eh, Quattro aurei, uno più bello e importante dell'altro, ma non ci facciamo mancare neanche l'altra grande passione di tutti voi, che è la passione per il mondo delle monete greche. Andiamo a vedere tre argenti dedicati ad altrettante divinità dell'Olimpo, a divinità femminili. Stasera eh, celebriamo i volti femminili, le divinità femminili con meravigliosa presenza di Atena, di Persefone, di Demetra e grazie Alberto l'immagine rende merito anche in questo caso a grandi qualità, a grandi monete, estremamente fini nella loro eleganza e bellezza, riccamente realizzate e consegnate a noi dal tempo. E poi, e poi ti prego, inquadra la, fermati un istante perché... Um, sono le 21.12, alle 21.12 uh, si può normalmente si è in una fase di come si suol dire conoscenza, no? conoscenza di quella che è la serata, ma vi invito immediatamente, collezionisti tutti, collezionisti di grandi meraviglie, attenti amanti delle monete greche, ma attenti amanti del bello, attenti amanti delle grandi rarità, quello che stasera, e anche qui non lo uso perché è un aggettivo veramente pesante, ma il termine è unico, ma è, rar è rarissima la presenza di una moneta di Persefone, andiamo a vederla Alberto, di una moneta di Persefone d'oro, di una moneta di Persefone d'oro completamente diversa da quelle che siete abituati a vedere, perché questa signore ce l'ho fatta e ce l'ho fatta e mai. Ormai <ride> avrei immaginato di poterlo fare, signori, con o, veramente orgoglio, una dracma d'oro di Persefone coniata a Siracusa, un capolavoro. Guardate, qui eh, vorrei la, avere dimostrazione dell'amore che avete per questa trasmissione. Mi permetto di usare questo termine, perché è una moneta che eh, non vi dico neanche il prezzo, perché il prezzo. Sarà un acceleratore di conferma, è un prezzo semplice, mite, è un prezzo che io non condivido, scusatemi non ho mai detto questa cosa, non condivido la scelta della Bolaffi di offrire questa moneta solo al prezzo, guardate non ve lo dico ma ve lo dirò tra qualche istante, questa è una dracma d'oro siracusana coniata con l'immagine di Persephone, da non confondersi con le altre tante belle, ma sicuramente un po' più facili no? nell'individuazione, nell perché coniati in numero maggiore, Persefone e Cartaginesi. Questa è siracusana, e la scritta Siracusa, corre tutto intorno al, al volto di questa Persephone. Con un rovescio altrettanto importante. Ecco, qui voglio, vorrei, ci mancherebbe una dimostrazione di affetto da parte vostra, non la conferma, perché la conferma magari fatela se vi piace, se i numeri che vi diamo vi convincono, ma la curiosità mi aspetto dal mio pubblico, dal nostro pubblico, dai grandi collezionisti, e eh, sarebbe terreno facile, fa tanti nomi che da tempo a me non faccio, saluto quando chiamate, ci mancherebbe se. Non vi disturba, ma non, non mi permetto di così, uh, solleticare nessuno nella, nella, nella chiamata. Ma mh, guarda, voglio fare una cosa: voglio fare una cosa, perché, davvero Alberto, perché se no non si capisce il mio entusiasmo. La mettiamo nella nostra camera di precisione: perché una dracma di uh, Persephone, una dracma d'oro. Vi ho sempre detto, anche stasera ne parleremo, dell'importanza delle monete della magna Grecia. La Magna Grecia è culla di bellezza, è culla di cultura, ma è anche terra di grandi sacrifici, di grandi guerre, di grandi combattimenti, è terra in cui eh, le grandi guerre tra eh, le popolazioni locali e Roma, la, la presenza di eh, importanti condottieri, Pirro per citarne uno su tutti, abbiamo visto le monete di Pirro coniate. Da, con il volto di Eracle, qui siamo in Sicilia e adesso mi eh, fermo un istante perché vorrei che la moneta entrasse nella casa di tutti voi. Eh, lo capite il mio entusiasmo, gentili ospiti, amici cari, è un'immagine con la testa di Persefone ornata da un collier e da orecchini con pendenti, i capelli raccolti e fermati da una corona di, di grano e dietro la nuca, e si vede molto bene, stai lì Alberto, non te ne andare, vieni con me, dietro la nuca... Una ape una piccola ape. Signori, siamo nel 288 avanti Cristo, siamo durante il eh, regno di Ichetas, e parliamo dei grandi re che si sono succeduti, i grandi tiranni siracusani. Ichetas lo fu tra il 288 e 279 il 279 avanti Cristo, il le grandi, i grandi combattimenti che ci sono tra Siracusa e Cartagine, l'arrivo di Pirro da re dell'Epiro nel 279, Siracusa che vede passare i grandi e importanti eh, tiranni, i grandi e importanti regni, abbiamo parlato anche settimana scorsa di, della, della, di monete coniate durante questi, questi anni così ricchi di storia. Ma quello che diventa prepotente, ponderante è l'importanza. Guardate la scritta, vieni, Siracusa in caratteri greci, il nome della città, è quanto si vede bene. E poi adesso andiamo ad ammirare anche il rovescio della moneta. Il rovescio della moneta va a completare la ricchezza di questa dracma di 16 mm. Ecco, non si pensi sia una moneta piccola, 16 mm. Uh, quindi non, più, non, non tanto più piccola di uno statere. E poi a completare la ricchezza e l'importanza di questa uh, meraviglia, meraviglia del passato, una <ride> potente, una emozionante... Vai, vai, vai Enrico, vai. <ride> Guarda che cos'è. Guarda che cos'è. Questa biga con due... Potenti cavalli condotta dalla vittoria, dalla nicchia, dalla nicchia alata. Ed è una nicchia alata che emerge molto bene e si vedono molto bene le ali, si vedono molto bene la frusta, si vede molto bene le, 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 le briglie, si vedono questi cavalli esplodere. E poi la scritta Iketas, il tiranno. E poi questo simbolo misterioso, qualcuno lo interpreta come un orecchino, un anello, un crescente di luna. Questo è il bello della monetazione antica, che richiede anche e dà possibilità di studio, di approfondimento. Io vi do solo un dato che diventa motivo, se posso permettermi, per voler vedere a casa questa moneta. 14.375 euro la sua richiesta. 14.375 euro per una dracma di Persefone Siracusano, un capolavoro assoluto che vi stiamo proponendo, vi sto regalando all'inizio trasmissione, ma sapete proprio perché voglio iniziare? Perché ormai, ormai eh, devo dirvi che mi fa piacere, c'è una fascia oraria che va dalle 23 alle 24. Perché le 23 e le 24? Perché siamo in seconda serata, perché c'è chi guarda magari una trasmissione, un film, qualcos'altro, sistema a casa, fa due chiacchiere con moglie, figli e poi c'è una fase in cui, no? C'è la fase in cui magari si è un po' più tranquilli. E dalle 23 alle 24, normalmente, sto analizzando, eh, stanno arrivando le grandi conferme, l'accaparrarsi le, eh, le monete. Allora. Ho voluto premiare stasera con una meraviglia, una meraviglia che è pubblicata sui nostri cataloghi, attenzione, ed è pubblicata nella, nella sezione dedicata a Persefone, proprio quella più in basso del nostro catalogo, che non significa eh, assolutamente secondo, secondo piano, ma significa rarità. Eccole qua le dracme di, di Siracusa, eccola qua quella cognata durante il regno di Ketas, quindi catalogata sul nostro catalogo di riferimento. Quel 25% è il motivo per cui mi sono permesso di dire non sono d'accordo per una volta in maniera importante con la Bolafi, perché è una qualità che è assoluta per una moneta di 2000 anni fa e che ha, secondo il mio parere, davvero tanto, tanto, tanto margine di crescita non la perdano un istante. E chi ha magari già un livello di collezione un po' più sofisticata, mi rendo conto, già una un bellissimo statere di Persefone, magari quello cartaginese, in elettro, in oro che sia, ecco, affiancare questa moneta non significa avere un doppione e questo è importante. Significa avere un unicum, quale è ogni, ognuna delle monete di cui stiamo parlando. Bene, pareo incarrellato, ma io su questa moneta ho voluto Davvero aprire una parentesi, ma è una parentesi eh, che dedico a, veramente al pubblico che è attento e all'ascolto dal primo istante. Eh. Un saluto carissimo, davvero arrivi a tutti. Allora nel, con la carrellata più o meno avevamo finito, no? Andiamo a, ancora a completare un istante la visione di quanto disponibile. Eh, ecco, questa è un'altra grande bella moneta, mi piace tantissimo. Parlando sempre di monete veneziane, parlando di monete quindi. Legate al Rinascimento stesso, ai grandi eh, viaggi, ai grandi mercanti. Qui parliamo di uno scudo d'oro di Andrea Gritti, uno scudo d'oro di Andrea Gritti, lo vedremo molto bene poi nella nostra camera di precisione con il Leone di San Marco in bella evidenza, qualità altissima: un 50% quindi per gli amanti delle grandi qualità. Poi avremo ancora da gustare insieme il capitolo dei marenghi. Vi ho accennato All'anniversario dell'unità d'Italia quindi abbiamo pronta l'offerta sui primi due re d'Italia, quindi su, cioè, non è vero, sui marenghi del primo re d'Italia che fu anche di, re di Sardegna, ma abbiamo anche i marenghi di Napoleone, di Umberto e di Vittorio Emanuele I. E non è un caso perché Napoleone in questa moneta già vedeva e scriveva Regno d'Italia quando Regno d'Italia ancora non era nel, a tutti gli effetti. Il Marengo di Umberto e il Marengo di Vittorio Emanuele I eh, in una visione che chiaramente non dà giustizia a queste monete, le vedremo meglio più avanti, quindi non ci soffermiamo troppo. Allora io vorrei iniziare la trasmissione con questa premier. È una ricca premier quella che vi facciamo vedere. La premiere, Perché premier? Spieghiamo un attimo che cosa eh, si intende con premier. Dunque noi eh, abbiamo lavorato per poter dare il giusto merito a quella collezione di banconote che affianca e completa, se vogliamo in qualche modo, quel progetto che molti di voi già conoscono, che molti di voi stanno già portando avanti, delle banconote della Repubblica. Quindi c'è un percorso storico che inizia eh, nel, verso la fine dell'Ottocento, quando in Italia si comincia a sostituire la circolazione delle monete metalliche con pezzi di carta, con banconote, con carta moneta. Uh, operazione che uh, noi viviamo come un qualcosa di normale, avere in tasca una banconota da 5 euro è normale. Uh, per chi nell'Ottocento aveva abitudine a maneggiare pezzi d'argento e pezzi d'oro, spesso senza neanche essere in grado di leggere quello che c'era scritto sopra, il passare alle banconote non fu cosa uh, scontata e banale. Abbiamo lavorato spesso, tanto devo dire sul discorso Repubblica, mancava un anello, eh, se vogliamo, importante legato alle banconote del Regno d'Italia. Quindi, Premier, perché? Perché siete i primi a vedere questa proposta, eh, ve lo dico subito, è una proposta talmente interessante, lo lascio giudicare a voi, ma mi permetto di anticiparlo tale per cui voi oggi potete mettervi in prenotazione, quindi abbiamo qualche disponibilità, chiamate il centralino, eh, sommergete la Paola e tutte le ragazze di lavoro, ma mettetevi in buona scelta. Perché? Andiamo a vedere che cosa abbiamo qui. Allora, qui abbiamo un album, dopo lo sfoglieremo, all'interno di questo album che di fatto è un libro, che cosa incontriamo? Incontriamo delle pagine, vieni qui Alberto, grazie. Banconote d'Italia. Ecco, se io sfoglio queste, queste pagine che poi chiaramente hanno buon alloggio nel nostro eh, libro, chiedo scusa, ne ho già saltato una, troviamo proprio, eccole qua, un primo capitolo dedicato alle prime banconote del Regno d'Italia. Ecco cosa vi sto mostrando? Vi sto mostrando non una banconota, non una moneta, un libro, un libro di storia. Sempre di più Bolaffi arricchisce la propria offerta con. Un, una serie di informazioni che arricchiscano l'offerta, che contestualizzino le monete e le banconote. E allora pagine storiche ricche di immagini, ricche di eh, proprio quegli elementi storici che portano e portarono all'unità d'Italia. E allora i principali attori, abbiamo visto Garibaldi, qui vediamo Vittorio Emanuele II, vediamo alcune immagini d'epoca, alcune cartoline d'epoca alcuni disegni che raccontano un'Italia che si sta pian piano aggregando, diventando un'Italia unita. E poi questo, questo Regno d'Italia ovviamente si svilupperà nella sua eh, importanza legata ovviamente ai, ai fatti che saranno fatti che succedono eh, negli anni, quindi l'inizio del secolo, l'avvento del fascismo, la presenza, vedete in questo caso, della regina e del suo... Consorte Vittorio Emanuele III eh, e la regina Elena di Montenegro. Quindi, fino adesso eh, vi sto raccontando che cosa? Storia, vi sto mostrando storia e quindi sarà un piacere rivivere i fatti attraverso queste pagine storiche e poi ci sarà un altro capitolo importante: dall'ascesa alla caduta del regime fascista, io le ho accorpate, ma tutte queste meravigliose pagine voi le andrete a trovare all'interno di questo importante volume che, quindi organizzato per capitoli, permetterà che cosa? Di portare avanti nel tempo un bellissimo progetto che sarà la collezione delle banconote del Regno. Ma avete ragione, arriviamo ai numeri, arriviamo un po' ai fatti. Lorenzo, cosa ci stai offrendo? Un libro, delle pagine? No, signori, la proposta è proposta di quelle veramente super interessanti. Adesso andiamo a viverla insieme. Abbiamo fatto uno sforzo enorme, vi dico la verità. Vogliamo che tanti di voi, che tutti voi, forse guardate, questa è una raccolta che dovrebbero fare tutti, i collezionisti di monete del Regno, di banconote, di eh, monete antiche, perché questa è la nostra storia. E allora ecco che cosa vi offriamo, vi offriamo addirittura sei banconote del Regno d'Italia. Adesso ve le vado a mostrare, poi entreremo nel dettaglio, perché? Perché queste banconote racconteranno la nostra storia. La prima, pensate, ci porta al 1904, la più antica di questo lotto di banconote, è il cosiddetto biglietto da 5 lire floreale, prima emissione di Vittorio Emanuele III. Un'emissione che immediatamente ci dà un'idea della bellezza, del prestigio estetico, grafico delle banconote italiane. 5 lire floreale con l'immagine di Vittorio Emanuele III. La banconota voi la vedete collocata in una pagina, in una taschina, questa è la banconota che è inserita in questa taschina protettiva. Sul retro della pagina trovate la storia della banconota. Trovate tutti gli elementi che permettono di conoscere bene la banconota, conoscere bene le indicazioni che questa banconota e la storia che questa banconota si porta dietro. E una storia meravigliosa di questa banconota, i dati tecnici, addirittura le misure, gli anni di emissione. Torno a mostrare la banconota perché voglio mostrarvi che questa è ancora una banconota con la matrice. Che cos'era la matrice? Era l'elemento di sicurezza unico nell'Ottocento, cioè questa banconota veniva tagliata a mano da un foglio matrice, la matrice rimaneva nel, nel, nei cavò della Banca d'Italia o del, del, del Ministero del Tesoro e per verificarne la bontà in caso si richiedesse il cambio con moneta metallica, perché questa moneta si poteva cambiare pensate con un 5 lire d'argento, con uno scudo d'argento, ecco che si doveva... Fare un processo di affiancamento per stabilire se il taglio di questa banconota corrispondesse col foglio matrice 79857 alla posizione 2895. Un sistema complesso che fece sì che ormai nessuno più chiedesse il cambio del banconote. Questa è la prima, ma vi ho detto che ce ne sono sei di banconote. Eccolo qua, 1914. Passiamo al buono di cassa da una lira prodotto nel 1914 come primo anno, siamo a immaginare che cosa, quello che poi verrà ulteriormente rafforzato dalle banconote che vedremo tra un istante, va bene così? Troppo, così? Ok, che vengono introdotte banconote per sostituire la moneta metallica, perché la moneta metallica veniva, veniva, amici. Tesorizzata, non veniva spesa. E allora, seconda banconota il buono di cassa da una lira. Vado un po' avanti perché voglio mostrarvele tutte e poi voglio darvi anche la grande Premier. Qual è? E poi passiamo a un periodo storico. Vedete come questo primo lotto permette di avere già una visione di quelli che furono eh, davvero tanti anni? Dal, dal 61, siamo, siamo passati al 5, al 14, qui siamo ai biglietti di Stato della serie imperiale. Abbiamo il 10 lire con Vittorio Emanuele III, abbiamo la lira, sì, non le ho messe in ordine perfetto, abbiamo, sì adesso te li voglio solo farli vedere tutti, poi le vediamo meglio, eh, perché adesso qua è crollato tutto. Abbiamo il 10 lire, abbiamo il 2 lire, abbiamo il 5 lire e abbiamo eccolo qua. 5, 2, 1 e 10, eccole qua. Allora, guarda, mh, non, non credo che tu riesca a fare quello che sto cercando di fare io, ma lo facciamo in maniera un po' artigianale. Allora, signori, preparatevi perché l'offerta è di quelle davvero da super premiere, perché noi abbiamo immaginato che ognuno di voi possa regalarsi questo, questo pezzo di storia, questo veramente elemento centrale della nostra storia sei banconote autentiche in uno stato di conservazione ovviamente considerando che hanno tutte circolato e che hanno circolato molto, che hanno vissuto poi guerre, che hanno vissuto periodi davvero terribili, quali ci sono stati anche nel Regno d'Italia, beh, noi vi offriamo sei banconote la l'album pronto ad accogliere queste sei banconote e vi regaliamo i fogli per accogliere qualora vi faccia piacere tutta la collezione poi delle banconote del Regno d'Italia. Non ci limitiamo, eccolo lì lo vedete, vi daremo anche il catalogo, che è il catalogo Bolaffi che racconta le banconote e le monete, adesso lo vado a prendere, adesso lo inquadriamo ma poi lo sfoglio, dove vedrete la storia di ognuna di queste banconote. Bene amici cari, qui... La matematica ci viene incontro. Queste banconote eh, prendo il catalogo, sai Alberto, perché voglio entrare nel merito dell'offerta. Queste banconote sono tutte disponibili, si possono scegliere una per l'altra, hanno dei prezzi di listino, sono catalogate, vedete qui abbiamo la serie Impero, abbiamo il 2 lire, abbiamo il 5, abbiamo Tra l'altro queste sono banconote interessantissime, furono fatte pensate negli anni 30, sapete perché? perché ci, ci si stava preparando alla guerra di Otiopia e quindi le persone attendevano a, a appunto, conservare le monete in argento, allora vengono tutte ritirate con un decreto del Ministro del Tesoro, delle Finanze, e sostituite con banconote. Tutte queste banconote hanno una quotazione, hanno un prezzo, guardate qui c'è il 2 lire, scusate la lira, il buono, qui c'è la floreale, la più rara di tutta la raccolta. Allora signori, qui parliamo di una proposta che di listino in qualità andrebbe a costare più di 1500 euro tra le banconote che ovviamente sono il cuore, l'album, le, le pagine, il catalogo che vi viene dato in offerta, 495 euro. Questo è l'invito, questo è il nostro volere anche. Ricordare questo anniversario, celebrare questi 157 anni dell'unità d'Italia, del Regno d'Italia di quel 1861 che vede l'Italia diventare un'Italia unita. Quindi andiamo pure con la grafica, ti prego. Con il lotto 22 e quindi apriamo il centralino perché tutti abbiate la stessa possibilità. Le banconote del Regno d'Italia, ecco che i telefoni cominciano a squillare. Possiamo, Enrico, mettere il lotto il 22? Eh, se c'è qualche problema poi ditemelo, ma è una qualcosa da davvero cogliere in rapida conferma, perché siamo di fronte a una premiere. Cosa vuol dire una premiere? Abbiamo allestito alcuni lotti, la ehm, scelta di queste banconote eh, è una scelta ovviamente mirata a permettere a tutti voi di poter cogliere un momento storico così importante, chi colleziona monete, ad esempio, non perda monete del regno, la possibilità di affiancare le belle banconote. La storia di queste banconote è una storia assolutamente unica. Eh, attenzione, guardate, questo io ve lo fate vedere già sistemate. Queste sono taschine, adesso io vi faccio vedere che questa taschina contiene la banconota. Ecco che non si pensi che siano stampate, sono banconote autentiche. Sì, è stampato sul retro l'immagine che permette poi di studiare la banconota, di apprezzarne tutte le caratteristiche e poi poterla riporre al posto giusto, perché niente di meglio secondo me di avere un album, un album libro come in questo caso, che permetta poi di conoscere la storia della banconota, vedete, per ogni banconota una scheda, per ogni scheda una possibilità di conoscenza. 4,95, grazie per le prime conferme che stanno arrivando e perché ovviamente ehm, il suggerimento, ve lo dico ormai insomma, chi mi conosce, chi ci segue da tempo eh, lo sa, eh, se mi permetto di darvi una, una carica, no? lo faccio per, proprio perché so quali siano le difficoltà, quali siano i numeri che ci sono dietro a questi sforzi che Bolaffi fa. Polafi uh, investe sul cliente in questo caso. Uh, cosa vuol dire? Vuol dire che noi um, per lanciare una, una raccolta di questo tipo abbiamo due possibilità. O facciamo una grande pubblicità, potremmo comprare degli spazi su dei quotidiani, potremmo comprare degli spazi televisivi dedicati, potremmo fare pubblicità sul web, potremmo fare qualunque cosa, ma quello costa e costa quindi al punto che non potremmo offrirvi sei banconote, un progetto che ha un, pro, un prezzo di listino veramente molto più alto, a, questo, a questa quotazione. Poi la fice no, io investo sul cliente. Io preferisco dire al cliente, qui ci sono sei banconote autentiche, ehm, se vuoi comprartele una per l'altra, fallo, ma ti costano di più, ti do un album, e qui, non mi nascondo dietro un dito, la nostra, il nostro investimento su di voi, sapete qual è? È quello di dire... Se vi verrà la voglia di proseguire nella raccolta, allora avremmo sicuramente centrato l'obiettivo, cioè vi eh, metterete nella condizione di proseguire. Se non vi farà piacere proseguire, comunque avrete un libro che parla di banconote, avrete una storia che parla di banconote e sei esemplari autentici che poi magari un domani, se vi verrà la voglia, potrete incrementare nella sua raccolta. Guardate che merda. I buoni di Cassonadia. Volevo farvi vedere il floreale. Guardate questa è una banconota, la voglio mostrare anche sul retro. Vi voglio perdere, perché non è tempo perso, qualche minuto eh, perché mh, è una raccolta, guardate che meraviglia che è questa banconota sul retro. Sei banconote del Regno d'Italia, 495 euro! 495 euro. <ride> no ma davvero, fate un regalo, fatevi un regalo. Guarda che cos'è. Guardate la matrice in questo caso, vedete? Aspetti, la faccio vedere così. Vedete, 5 lire. 5 lire. Ma Sembra... non si legge completamente, perché? Perché è tagliata dal libro matrice. Questa è storia. Questa è storia d'Italia. Questo è. Il Regno d'Italia, sono i padri fondatori. Oggi la nostra eh, è, una, è uno Stato che, che fa fatica, che va ancora a cercare un equilibrio. Ma nel 1861 l'Italia è, è diventata un'unica nazione, le banconote, le monete raccontano questa storia. Eh. Quindi. Sì. Grazie, signor Luca. Padova, era a Padova la settimana scorsa. Un saluto caro a tutti i Veneti. Un saluto a Venezia e complimenti, signor Luca. E fate così anche voi. Fatevele mettere da parte una perché, attenzione, non è che ve le mettiamo in una bustina. Immaginate che meraviglia! Lo voglio fare in diretta. Questo sarà il bello: sarà un grande libro. Eccolo qua con questi anelli, con queste schede d'anelli. Dove poi voi andrete ad avere. Intanto sono. Vedete, io le ho messe tutte così all'inizio per comodità, ma saranno organizzate per capitoli, eh, proprio temporali e anche la banconota, adesso vedete, noi l'abbiamo inserita una dopo l'altra, adesso l'ho messa qui per comodità, ma c'è un numero 31, catalogo Bolaffi 29, catalogo Bolaffi 13 e quindi le andrete a mettere nella loro, nella loro posizione esatta e corretta. E pian piano, perché no? la porterete avanti se avete piacere. Allora lascio un attimo a vostra disposizione questa meravigliosa opportunità, ci torneremo ancora più avanti nella trasmissione, anche perché qui devo eh, lavorare un po' su, sulle disponibilità, non sono molte, eh, come vi dicevo eh, è necessario mettersi in prenotazione, eh, siate rapidi per approfittare di questa offerta che chiamatela offerta lancio, chiamatela eh, come preferite, di fatto ha una base di estrema concretezza che è data dai numeri. Il listino recita un prezzo, il lancio ovviamente, altrimenti che lancio sarebbe, è di grande vantaggio per chi ne saprà approfittare. Va bene, allora direi di proseguire nella trasmissione. Abbiamo visto, mi dai ancora un istante così eh, mi concentro su quello che sarà il prossimo, visto che abbiamo ancora quella bellissima immagine di, della dracma di Persefone, perché una, una moneta siracusana di questo livello, una moneta che rappresenta una Persefone sul diritto, con la scritta Siracuse, l'ape, quella piccola ape, a ricordarci la simbologia tipica del territorio e poi sul rovescio la nicchia alata, la vittoria alata che conduce una biga, è una moneta incredibile, una moneta, l'otto numero 4 a 14.375 euro di richiesta. Allora adesso direi di passare, perché ovviamente siete in tanti, abbiamo eh, da vedere. I tre zecchini, poi passiamo verso le 22 a parlare di, di monete romane, di aure romane. I tre zecchini, allora quando si parla di zecchini si entra in un capitolo davvero molto interessante che è dato proprio dalle grandi monete veneziane, da quelli che furono i grandi, dunque sì la prima, uh, sì direi vai in ordine quella lì, mettila così come la vedi sul, sul diritto. Allora, quando si parla di zecchini, si parla di monete che hanno veramente attraversato il mondo. Alle mie spalle, lo avete già intravisto, c'è un cartellone che fa parte della quinta, che è veramente dedicata agli zecchini. Sono monete universali. I mercanti veneziani conquistavano con i loro viaggi, con i loro scambi, davvero territori. Lontani. E cosa avevano in tasca i mercanti veneziani? Avevano in tasca monete d'oro con cui pagavano spezie, tessuti, eh, pagavano ovviamente tutto quello che erano i, i tesori che portavano poi in, in terra in, in, nella Serenissima per poi ulteriormente scambiarli. E quindi è facile che gli zecchini abbiano davvero raggiunto le Indie, abbiano raggiunto territori più, più incredibili. E ne sono testimonianza attraverso le coniazioni di ogni doge, ogni doge veneziano coniava i propri zecchini. Questa sera abbiamo disponibilità in ottima qualità di tre importanti zecchini. Andiamo a vedere il primo, quello che fu coniato durante il dogato di Pasquale Cicogna. Eccolo qua, lo zecchino del Cicogna. La caratteristica direi comune degli zecchini è la presenza sul lo stiamo già. Vedendo sul rovescio del uh, San, uh, San Marco, è la figura vedete, più, più grande in questa moneta, è inginocchiato il doge, in questo caso Pasquale Cicogna, doge veneziano dall'88° doge della Repubblica di Venezia. Dal 18 agosto del 1585 finché morte, poi non se lo portò via. Il dogato di ehm, Pasquale Cicogna è un, sicuramente un dogato molto interessante. Lui eh, si dice fosse un, un predestinato e, in due occasioni, eh, si creavano due condizioni che portavano a dire che sarebbe diventato doge. Una volta lui era a Creta e una colomba si era appoggiata sulla sua spalla durante una processione religiosa, e invece a Venezia, nell'ultimo periodo del suo predecessore, che era Niccolò da Ponte, il corno dogale cadde dalla testa del doge e rotolò ai suoi piedi. Quindi, un simbolo assoluto di quello che poi effettivamente si andò a, a realizzare. Lui era religiosissimo, molto legato alla chiesa di Santa Maria Assunta che oggi tra l'altro è ancora ufficiato dai gesuiti e sposò Laura Morosini e, e era già vedova all'elezione alle sul diritto eccola qua l'immagine bellissima nella mandorla del Cristo il Pasquale Cicogna è in qualità 40% e l'811 a 1250 euro la collezione di zecchini è una collezione bellissima fatela un po' alla volta, selezionate, quando c'è un bello zecchino non sono facili da trovare, monete molto sottili, eh, nel loro, eh, erano molto fini, in oro zecchino, quindi con un titolo altissimo, quindi delicatissime, si piegavano facilmente e normalmente il tentativo di piegare era anche una verifica di bontà della moneta stessa, quindi trovarle così ben conservate non è cosa facile. Questo è il Cicogna 1250 ed è l'811. Adesso andremo poi a vedere l'Alvise III Mocenigo. L'Alvise III Mocenigo fa parte di una famiglia in cui ci furono ben quattro doggi, Alvise I, II, III e IV, e in questo caso parliamo proprio di Alvise III Mocenigo. I Mocenigo, nobile famiglia veneziana, tra le più ricche della città, Grandi esponenti politici, diplomatici, militari, scrittori, ecclesiastici. E Mocenigo davvero una famiglia che si è distinta sia sulla terraferma che per mare. E le monete veneziane coniate dai Mocenigo su, furono quindi eh, coniate tra il 1570 e il 1763, perché 200 anni. E guardate quanto bello è questo Zecchino di Alvise Mocenigo. Questo è uno zecchino davvero da intenditori, una grande qualità, dimensioni leggermente superiori all'altra perché eh, moneta fatta mh, chiaramente a mano, quindi i canoni di dimensioni non sono spesso scientifici. 1350 euro per l'Alvise terzo, sempre in qualità 40%, e gli amici collezionisti di zecchini sanno quanto sia difficile trovarli belli. Stasera potete potete, Alberto andiamo a vedere l'altro, eh, così tanto il diritto è sempre lo stesso, quello con il, eh, la mandola, con il Cristo. Volevo mostrare anche il terzo e questo è sicuramente un po' più complicato perché è più raro, eh, quindi molti di voi non lo posseggono, abbiamo presentato in passato qualche volta l'Alvise III, il Cicogna, ma Ludovico Manin, signori, eh, Ludovico Manin, Ludovico Manin fu l'ultimo doge veneziano. Ludovico Alvise era il padre. E Maria Bosadonna la madre, muore nel 1802, nel 752 capitano di Vicenza, nel 757 di Verona, fece una carriera politica enorme. Nel 1789, dopo la morte di Paolo Regnier, fu designato la più alta dignità ducale. Era doce nel momento, pensate, del crollo della Repubblica di San Marco nel maggio del 1797. Quindi uno degli zecchini secondo me centrali, non si può non avere, chi ne vuole possedere soltanto uno, se può scegliere in questo momento scelga il Manin, e chi ha piacere di portare avanti quella bellissima collezione, una collezione credetemi che mm, davvero eh, abbraccia non soltanto, non è una collezione italiana quella di Zecchino, è una collezione davvero mondiale, proprio perché ha quel, quella curiosità e quel fascino circostanziato a un'epoca di grandissimo fascino. L'otto numero 13, 1250 per il Ludovico Manin Zecchino veneziano condonato tra il 1789 e il 797. Ultimo doge della serenissima Repubblica di San Marco. E quindi, e attenzione a questa importante opportunità che anche stasera mettiamo a vostra cortese disposizione. Grazie, intanto, per le conferme che arrivano sulla collezione delle banconote. Mi raccomando, approfittatene 6 banconote del regno, inedito e la premiere questa sera. L'album, le pagine, il catalogo: il catalogo guardate non è elegante. Questo è il catalogo delle monete delle banconote d'Italia, dove appunto trovate anche le recensite le banconote sia del Regno che della Repubblica con le quotazioni e la storia delle banconote anche in offerta questa sera. Solo il catalogo ha un prezzo di 30 euro, ripeto non è elegante perché dici vabbè ma lo mettete nella collezione, nell'offerta nell e poi mi dite il prezzo. E per darvi un'idea dello sforzo che Bolaffi sta facendo nella voler avvicinare tanti di voi, così come è successo già, per la bellissima collezione della Repubblica, chi sta facendo la collezione della Repubblica non manchi di affiancare quella del Regno, 495 euro, 6 banconote autentiche, 6 banconote che hanno segnato, tra l'altro, momenti storici importantissimi. Un prezzo piccolo, piccolo, che è un prezzo di invito e una scommessa che noi facciamo anche col nostro pubblico: perché, perché vorremmo che tanti di voi potessero cominciare questa raccolta. E poi come già dicevo, come già accennavo, eh, intanto voi approfittatene e portate a casa. Ah, attenzione, la conferma, che cos'è la conferma? Non l'ho ancora detto stasera, magari c'è del nuovo pubblico come ogni lunedì. La conferma è una volontà di vedere a casa, in questo caso, la collezione. Verremo a trovarvi, verrete voi in un nostro negozio e si farà questo, si prenderà l'album, si, si tirerà fuori, si sfoglia. E si vede l'importanza, la, la potenza di questo libro di storia che racconta le banconote. E poi si andrà a vedere pagina per pagina le banconote che fanno parte di questa offerta. Andiamo a rivederle un istante insieme. Eccole qua, non sono in ordine ma non importa. Guardate, questa è una, questa è la parte dell'impero. C'è già una serie completa che è quella imperiale degli anni 30. Eh, il 10 lire, abbiamo visto il 2 lire, eh, poi qui c'è la lira. E poi c'è il, eccolo qua, questo è il buono di cassa, e questa è la, la lira imperiale. E poi Chicca delle Chicche, questa da sola fa il prezzo della, 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 della proposta, 495 euro, tutte e sei le banconote e tante altre pagine pronte poi ad accogliere banconote e certificati di garanzia ovviamente, guardate qui che ecco un'altra bella banconota che fa parte del lotto, a 4,95, poi se vi verrà voglia pian piano potete arricchire la vostra raccolta. Premier stasera la vedete per la prima volta, non fatevela soffiare, fatevela mettere da parte una, dopo averla vista e valutata, deciderete se acquistarla. E Lorenzo la comprerò ma solo se ci sarà possibilità di frazionare il pagamento. Attenzione, per tutto ciò che vi stiamo proponendo, tutto ciò che noi stasera durante tutte le nostre trasmissioni andiamo ad arricchire nella nostra proposta, il pagamento. Perché io non parlo mai di pagamento? Perché pagare è un verbo che viene e verrà eventualmente, perché prima di pagare, correggetemi se sbaglio, bisogna comprare, ma prima di comprare bisogna vedere. Eh, io non compro nulla, se non andate a comprare un'autovettura... Volete vedere com'è fatta, vi sedete, provate il volante, i pulsanti e chiedete informazioni. E non è da meno la scelta di, una, di un oggetto da collezione, tanto più eh, se è un oggetto importante, tanto più se volete dedicare delle risorse importanti. Allora attenzione, la riflessione qual è? Mm, vedete, a casa valutate e poi decidete se comprare. E poi decidete anche come pagare, magari con la possibilità di frazionarlo questo pagamento. Perché uno comincia a dire, vabbè, ma se lo pagassi in tre volte, se lo pagassi in due volte, se lo pago eh, dopo le, le vacanze, dopo i ponti, che ne so, ognuno di voi magari dice, ho già organizzato delle cose. Sappiate approfittare però, sapete di che cosa? Dell'offerta. Perché l'offerta è tale e come tale va scelta quando c'è. Poi eh, a comprarla c'è tempo. A comprarla c'è tempo. Io, se, guardate, voi mi conoscete, chi segue la transizione del lunedì, magari c'è qualcuno che ha anche un po' di provito alle mani di Cervezzo, ma ho visto che hai un Massimiano Ercole inedito. Hai un Aro di Giulia Cesare al 50%, monete che valgono decine di migliaia di euro e stai lì a raccontare delle banconote. Sì, amico mio, perché eh, collezionare non vuol dire necessariamente mettere sul tavolo. Immediatamente i 5, i 10, i 15 mila euro significa anche cominciare sì. col gusto, col divertimento, col piacere di collezionismo e allora io cosa vi consiglio di fare? Consiglio di fare proprio quello: di dire mettetemi da parte una, perché poi cosa succede? Succede che la perdete. Ci penso, domani mattina chiamo, no, domani mattina magari non ci sono più possibilità, e allora. Come, sì? Buonasera, signor Giuseppe, bentrovato, un saluto a Bari e a tutta la Puglia, terra meravigliosa, di grandi collezionisti. Allora dai, andiamo, andiamo ancora un istante su questa collezione, perché voglio, voglio mostrarvele, guarda, voglio fare una cosa un po' diversa però. Um, mi devo alzare, sai Alberto, quindi tu fai un, un fermo, metti un'immagine bravissima, questa qua, che voglio prendere un espositore, perché voglio mostrarvi le banconote, perché altrimenti sembrano... Sembrano... dove sono quegli espositori, quei, quei ripiani che avevi preso prima Paolo? Qua? Sì, no. Allora aspetta, prendiamo questo. Abbiate pazienza, siamo in diretta, ma è troppo importante quello che dobbiamo fare adesso. Voglio farvi vedere una cosa meravigliosa. 495 euro, 6 banconote. Le banconote, allora guardate, guardate qua, adesso faccio una cosa, facciamola insieme Alberto vieni bello della diretta, guarda. Questo è il biglietto di Stato da 2 lire, questo è il biglietto di Stato da 10 lire, è come far impazzire una regia, vedi? Queste sono tutte cose estemporanee, come le vuoi? Così, perfetto. Questo è il biglietto di, questo è il buono di cassa, mettiamolo qua, volevo far vedere la serie completa, questa è la serie completa delle banconote degli anni 30, una lira e questo è il 5 lire, eh, guarda, che guarda che colori, ma guardate che lo stato di conservazione di queste banconote è qualcosa di straordinario, perché, perché sono banconote che hanno circolato, La, negli anni 30 eh, si tendeva, qua ci stiamo preparando alla guerra contro l'Eritrea, allora... Gli italiani l'avevano già fatto avevano la tendenza a tesaurizzare le monete d'argento, quindi a non spenderle e tenerle da parte perché il valore dell'argento era, ta era talmente alto che valeva eh, più di quello che era il valore nominale. Allora viene fatto proprio un decreto di richiamo di queste banconote con l'obiettivo di, eh, di quelle monete e di sostituzione con la serie che voi state vedendo: e questa è la banconota della serie impero abbiamo anche il buono di cassa lo metto qua eh, poi facciamo una bella registrazione così poi facciamo un po' d'ordine sul tavolo eh. abbiate pazienza non vi preoccupate allora se avete fretta di vedere le monete romane chiamate eh. noi siamo qua ecco qua però ci tengo troppo sposto qualcosa Alberto va bene ok queste sono le sei banconote guarda se riesci apri e poi stringi su ognuna le sei banconote che stiamo offrendo, cioè 495 euro, tanto per intenderci, noi dovremmo chiedervele solo per la banconota di in basso a sinistra, la floreale, la prima, quella matrice di Vittorio Emanuele III. Ma Bolaffi sta investendo sul proprio pubblico, sta investendo sui propri clienti, dicendo vi diamo sei esemplari, valore di listino a catalogo superiore, no, sembra persino. Strano, quindi lo, lo dico veramente a denti stretti, oltre i 1500 euro, ma volentierissimo perché si fa l'investimento sperando, e non ci nascondiamo, che vi venga voglia di portarla avanti questa collezione. Guarda che meraviglia, guarda che meraviglia. Vi diamo 6 banconote, 495 euro, vi diamo un vero e proprio libro, album, che permetterà di raccoglierle, di conservarle, e allo stesso tempo di studiare la storia di queste banconote. Guardate, se leggo, guarda ehm, ah, che meraviglia, tu, tutta la storia, eh, le, vedete, ogni scheda, adesso, guarda, facciamone vedere una, questa è la scheda di una di queste banconote, vedete, 10 lire in perché io... In maniera molto brillante sono riuscito a toglierle, a mettere sui nostri espositori, poi le vado a riporre perché? Perché è semplicissimo: ogni pagina, ogni pagina una banconota e non sono pagine di carta, sono cartoncini pregiati, vedete, con sulla la taschina pronta ad accogliere la banconota e sul retro della pagina la storia della singola banconota. Io credo che meglio di così eh, bisogna veramente fare un plauso a Bolaffi a chi ha saputo anche fare uno studio, un lavoro per creare un album così bello, un album parlante, come si suol dire, che permetta la raccolta e la fruizione. Sei capolavori, 4,95, signori noi adesso siamo già in prenotazione, quindi andate a confermare in prenotazione, fatevele mettere da parte una in modo che si possa poi godere della possibilità di visione gratuita a casa perché, ripeto, non avete nessun obbligo d'acquisto, questo vale per il 4,95 di questa raccolta e per qualunque altro oggetto decidiate di confermare. Se cosa facciamo adesso in diretta, Alberto, eh, facciamo, se tu sei d'accordo, tanto abbiamo fatto una bella ripresa, le andiamo a rimettere così anche i nostri amici a casa possono vedere come sia semplice. Di, questi, di questo album, vedete? Allora guardate, facciamo così: sposto questa, sposto questa, allora vedete? Io sono qui sulla pagina con catalogo Bolaffi 30. Adesso vi farò vedere anche cosa intendo, quindi le banconote sono tutte pubblicate sul catalogo. Una lira, la vado a prendere, eccola qua, bellissima. Tra l'altro, anche guardate il suo rovescio: chi c'è a proposito? di monete romane, guardate chi c'è sul rovescio di questa banconota. Augusto, i richiami. Beh, siamo negli anni 30, siamo nel ventennio. La romanità esplosiva. Ecco, la banconota me la potrò godere. Guardate che qualità! E poi semplicemente vieni ad andare a riporre nella sua. E poi vado avanti. Il 5 lire floreale. Eccolo qua, lo vado a prendere. Vado a riguardarmi la bellezza. Questa i Collezioni di Franco Bolli all'ascolto, la serie floreale di Vittorio Emanuele III, ce l'avete. E praticamente si rifà a questo soggetto. Guarda che bella l'immagine sul rovescio. E anche questa la vado a collocare nel mio album. Eccolo qua il mio album, 5 lire floreale, a posto. Poi il buono da cassa da una lira, eccolo, eccolo qui. Guardate, questo è il retro della, della, della banconota con lo stemma. Erano questo in questo caso è una valuta molto semplice. Sostituiva la moneta metallica. E la vado a mettere nella sua pagina 1914. Siamo, siamo all'anno dell'inizio della prima guerra mondiale. Capite anche la necessità di sostituire le monete metalliche. 10 lire in pero, guarda che meraviglia anche il retro di questa banconota, guarda che cos'è, Vittorio Emanuele III, banconote attenzione che suonano, sì, senti. croccanti, in ottima condizione, a questo prezzo, dai, dai, eccolo qua, poi il 2 lire, bellissimo. Adesso vi faccio vedere chi è questo. Chi è questo? Bravo, eh, guarda, guarda il grande Alberto che ormai è a fatto, Giulio Cesare e Augusto, i soggetti scelti per queste banconote. No, ma dai. Ma davvero? Ma adesso mi metto io a chiamare ognuno di voi per suggerirla questa raccolta. Non si può. E poi il 5 lire impero. Guarda che meraviglia e guarda qui sul retro l'aquila, eh, le aquile, Se, simbolo che Vittorio Emanuele III ha enfatizzato molto nelle sue eh, produzioni numismatiche, nelle sue produzioni di monete, sia come, come monete metalliche che come monete, come carta moneta. Bellissimo. Andiamo a riporre anche questa, quindi facciamo un po' d'ordine sul nostro tavolo. Ripetiamo, guardate, 495 euro, un valore di listino di oltre 1600 euro, 1612,50 per la precisione, tutto il gruppo, album, fogli, banconote, a 495, faccio un po' d'ordine perché ho veramente invaso il tavolo, adesso andiamo a fare e vi faccio vedere l'ultima cosa, ma è molto importante, con questa proposta avrete anche compreso nel prezzo il preziosissimo catalogo. Il catalogo è prezioso, sapete perché? Perché tutte queste informazioni le, e soprattutto il valore di queste banconote lo andrete a trovare proprio sul catalogo. Allora sul catalogo andiamo a vederne una a caso, eccola qua, che è anche la più importante, guardate. Questa è la Floreale. Sei punti di rarità quindi già soltanto moltiplicando i 6 punti e quindi ottenendo i 6-700 euro di quotazione al 100% solo della floreale, voi capite che a 4,95, 6 banconote, 6 banconote, stiamo parlando di davvero un regalo che Bolafi sta facendo. E se io insisto, insisto con la consapevolezza di regalare stasera un'emozione, un'emozione e condividerla con voi sarà un piacere fatevi mettere da parte guardate i telefoni sono impazziti e io vi ringrazio perché siete in tanti già averlo fatto ma mi piacerebbe davvero do domani mattina dire in azienda signori siamo già in affanno perché è stato un successo quale merita questa, questo sforzo che Volafi ha fatto guardate il dorso di questo eh, bellissimo eh, album un album che solo Bolaffi potrà inventare, un album che raccoglie le banconote ma allo stesso tempo le va a valorizzare e a raccontare nella loro importanza. Bene, io lascio un attimo il centralino, eh, liberiamo, adesso c'è qualche linea libera, ecco per chi si è messo in attesa e magari ha aspettato un istante. Volevo soltanto bere un goccio d'acqua e poi cambiamo argomento e andiamo a parlare. di monete romane eh? di aurei romani allora dunque facciamo un po d'ordine qui sul tavolo perché altrimenti diventa diventa difficile lavorare allora andiamo in ordine cronologico e andiamo subito a lavorare con il nostro la nostra telecamera di precisione con la nostra telecamera di precisione. Allora, quello che sta capitando in queste settimane, e voi siete a commentarmelo ogni volta che abbiamo il piacere di sentirci o di incontrarci, è un qualcosa di meraviglioso che sta ponendo Bolaffi come davvero market maker come elemento, come faro centrale a livello internazionale nel passaggio delle grandi e importanti monete antiche. Eh, su questi espositori abbiamo visto eh, grandi auri greci, abbiamo visto grandi auri romani, abbiamo visto grandi argenti, perché poi eh, quando si parla di monete molto antiche il metallo sì, spesso è sintomo di eh, rarità, ma non necessariamente. Eh, questo è un percorso, è un processo che sempre di più si sta consolidando e questo grazie al grande sforzo che stiamo facendo a livello internazionale. Noi siamo ormai presenti sul mercato in vendita eh, con la nostra rete, con i nostri negozi, con i nostri funzionari, ma siamo soprattutto alla ricerca costante e quasi ossessiva, passatemi il termine, di grandi monete. Poi non ci accontentiamo e puntiamo alla grande rarità e alla grande qualità. E allora quel percorso che stiamo facendo anche stasera mette in condizioni voi di acquisire grandi aurei romani e grandi monete greche, quella moneta di Persefone mi raccomando. Andiamo a vedere il primo aureo romano e iniziamo questo percorso davvero incredibile anche stasera. Caius Cesare Consulter Caio Cesare Console per la terza volta. Eccolo entrare prepotentemente nei nostri schermi a casa vostra un aureo di Giulio Cesare, un aureo di colui che si può definire origine, di colui che si può definire il Big Bang dell'Impero Romano. Giulio Cesare fu ed è nell'immaginario della storia e nella realtà dei secoli uno dei grandi uomini del passato. I grandi uomini del passato eh, se ne possono probabilmente citare diversi. Perché una storia lunga di 2500 anni è una storia che ha visto tanti attori importanti nell'ambito dei grandi uomini. Ma è vero che se andiamo a fare, cosa che non mi ci metto, una classifica degli uomini che hanno cambiato il mondo, e allora te ne vengono in mente forse 7, 8, 10. Ti viene in mente Napoleone, più recente, ti viene in mente sicuramente... Uh, Vittorio Emanuele III, per noi italiani, ti vengono in mente, ci viene in mente George Washington, ti vengono in mente Churchill, ti viene in mente Alessandro Magno, sta andando molto indietro, e ti viene in mente. Buonasera signor Antonio, che piacere, un, salut, un salutissimo a signor Antonio, davvero un piacere eh, sentirla e saperla all'ascolto. Si goda anche lei questi meravigliosi aurei romani. Signor Antonio, quella collezione delle banconote del Regno, se posso permettermi, è una bijou, è, è, la, se la faccio mettere da parte, dopodiché, come sempre, a lei il piacere. Torniamo a Giulio Cesare. Ecco, Giulio Cesare ci porta, lo dicevo, all'origine stessa dell'impero romano, senza... Quella presa di coscienza di Giulio Cesare, grande condottiero, grande vincitore, il De Bello gallico, le grandi eh, vittorie da comandante da, che portarono Giulio Cesare a ad arrivare, a definirsi dittatore perpetuo senza quell'uomo, senza poi il processo che innescò, anche con la sua morte non ci sarebbe stato impero romano. E se non ci fosse stato impero romano, chissà come sarebbero andate le cose, chissà se Roma Cap Mundi si sarebbe generata veramente. Allora poter presentare un di Giulio Cesare è di per sé già un momento emozionante, un momento di storia importante. Ecco, qualcuno dirà ma non riesco a immaginare, a riconoscere in quell'immagine Giulio Cesare, il grande condottiero. Ma questo è eh, un complimento che vi faccio per l'attenzione che a eh, questa riflessione... Che, per la riflessione che avete fatto, perché non esistono monete di Giulio Cesare con la propria immagine, quello che vediamo effigiata su questa moneta è però molto legata a Giulio Cesare perché è l'immagine della dea Vesta, una divinità a cui Giulio Cesare era veramente molto molto legato. Questa moneta fu coniata nel 46 a.C. e il rovescio di questa moneta ci fanno veramente emozionare immaginando e ricordando che questa moneta coniata per mano di Aulo Irzio Pretore, quindi coniata non da magistrati monetari romani ufficiali, ma di, da uomini di fiducia di Giulio Cesare. Pensate l'atto violento di questa moneta. Giulio Cesare è vittorioso contro i Galli. L'oro con cui è fatta questa moneta è fatta dal bottino proveniente da queste vittorie. E Giulio Cesare allora chiede di coniare una moneta e affiderà questo compito appunto al suo, a uno dei suoi uomini di fiducia per pagare, per retribuire i propri soldati. Signori, quello che state vedendo, quello che potete scegliere. È un un'aula di Giulio Cesare che non solo dietro si porta una storia così forte, così importante, questo è il seme. Parlavo ancora oggi pomeriggio con un amico di Giulio Cesare e giustamente spesso si è eh, anche un po' disorientato, lo capisco nella scelta: è raro, non è raro, è importante, non è importante? E beh, io credo che. La, il seme, la genesi, il Big Bang, come ho detto, il lampo è sempre importante. Poi ci sono i numeri che danno più o meno ragione a una moneta, ma questa moneta ha ragione d'essere perché trattasi di uno degli aure di Giulio Cesare più belli che esistono sul mercato e sapete perché? Ve lo dico non con le mie parole, perché se non sembrano le parole di chi deve magnificare un oggetto e ci mancherebbe, ma con dei numeri certi. Il catalogo Bolaffi, vedete questo lo dico a vantaggio magari di chi ancora non è nostro cliente, si sta avvicinando a questo mondo affascinante ma a volte anche un po' difficile da comprendere. Allora ecco che un catalogo è una buona eh, opportunità per avere dei dati, delle informazioni. Se io vado ad aprirlo, non a caso siamo nelle prime pagine con Giulio Cesare, che cosa incontro? Incontro un'immagine della moneta tipo e incontro due numeri. Una P e una QM. P sta a indicare l'indice di rarità della moneta, ma QM soprattutto sta a indicare la qualità media. La moneta di Giulio Cesare coniata nel 46 a.C. è una moneta coniata ancora in un'epoca repubblicana, epoca in cui non c'era abitudine di coniare monete con attenzione per centrature, per pulizia di conio, per qualità, per rilievi. E allora trovare un auro di Giulio Cesare al 30% è quello che normalmente il mercato si aspetta. Perché io mi sto entusiasmando? Perché mi permetto e mi scusate di alzare il tono della voce? Perché io qui ho un auro di Giulio Cesare al 50% di qualità. È una moneta che non si discute. Questa è una moneta che si sceglie, punto e basta. Questa è una moneta che si sceglie e si sceglie ringraziando chi l'ha restituita a Bolaffi dopo otto anni di vita nella propria collezione perché questa moneta in questa qualità è disponibile per voi grazie al rientro in Bolaffi di questo esemplare che già otto anni fa accompagnò una grande collezione. Anni in cui. Vi dico la verità, voi eravate anche in meno e quindi ci potevamo permettere di essere più come si può dire, no? schizzinosi. Quindi se non è bella non la compriamo, se non ha determinati parametri non la compriamo, aspettiamo piuttosto. Oggi cosa succede? Che la quantità di collezionisti è ampia e quindi... Si cerca di accontentare il più possibile tutti e allora magari si è attenti a cercare anche uno, una moneta in qualità un po' più bassa. Ovviamente questo, secondo, ecco perché è importante un catalogo, ha delle quotazioni più basse. Ma tu che sei alla ricerca delle grandi monete, e che sei giustamente nell'ambito della grande qualità, non rinunciare a un auro di Giulio Cesare al 50% di qualità. Sinceramente e poi i fatti magari fra 5, 10, 20 anni mi smentiranno un aureo di Giulio Cesare più bello io credo di non averlo mai visto e credo non ci sia neanche nei principali musei che vi invito a visitare perché signori queste monete e non vi sto a raccontare perché per fortuna sono a un livello superiore è stata in una mostra è stata in una biennale no signori queste sono monete che si andate in giro per il mondo trovate nelle bacheche dei principali musei 19.175 euro la richiesta per questo audio di Giulio Cesare imperdibile, introvabile assoluto andiamo avanti perché uh, volete sicuramente vedere le altre cose io ve le voglio mostrare tutte l'imbarazzo di scelta, lo capisco uh, la scelta si deve fare con la, la testa, ma si deve fare anche col cuore. Quindi prendiamo pure la seconda. Innamoratevi delle monete, c'è cioè il gusto ad assecondare anche il piacere di scelta e eh, siate però nella buona rapidità di scelta. La moneta che andiamo a vedere adesso, moneta che non accompagna visione ormai da anni, perché parliamo di una moneta di un livello di rarità assolutamente superiore e questo è confortato dai numeri che il nostro catalogo recita. Parlavamo di 350 punti, cioè l'indice di rarità della moneta di Giulio Cesare. Qui arriviamo a 200 punti in più, siamo oltre i 500 punti. Siamo oltre i 500 punti e vi presento un grande, importante, straordinariamente conservato, in grande qualità e con grande. Potenza espressiva, aureo di comodo. Sorrido perché. Immagino i vostri volti, eh, un po' perché, appunto, conoscendovi personalmente, eh, mi piace anche un po' stuzzicare la vostra curiosità, la vostra attenzione, sollecitarla. Io mh, vorrei poter aprire oggi alle 22.22 .22 un dibattito, no? non è una trasmissione, come si suol dire, con le telefonate uh, in linea, no? come si fanno nei, nei, nei talk show, che ne so. Però mi piacerebbe fare aprire i centralini e sentire i vostri commenti. Che mi arrivino i vostri commenti su una moneta del 192 d.C., ultimo anno di vita di Commodo, con un Commodo rappresentato al massimo della sua maturità nella migliore espressione fisionomica che sia stata realizzata, non è un giovane comodo, è un comodo maturo, assolutamente, attenzione, stiamo parlando di comodo, di un imperatore che nel, nel mondo, a proposito di grandi uomini, del mondo romano, imperiale, si colloca tra quelli meno equilibrati insieme ai suoi compagni di viaggio, anche se non coevi, quali Nerone, Caligola, Elo Gabolo e quant'altro. Comodo era... Uh, abituato a combattere nell'arena, di comodo abbiamo avuto modo di rivivere le, le gesta, la sua follia anche attraverso un grande film, l'abbiamo visto tutti, il Gladiatore, in cui, anche se ovviamente è romanzato, lo vediamo affiancato alla sua, a sua sorella e scendere nell'arena, combattere contro, contro il gladiatore, acclamato dal popolo. E che meraviglia questo film, tra l'altro. Eh, perché, perché si fanno film che fanno venire la pelle d'oca? Perché raccontano la nostra storia, la storia dell'umanità e questo Lucio Comodo che su questa moneta è sul diritto rappresentato, come vi dicevo, con un'immagine molto rappresentativa riccamente trappeggiato, corazzato, guardate l'acconciatura quanto è dettagliata, grazie all'estrema qualità, questa moneta ha un 40% di qualità, ben superiore alla sua media di catalogo e si colloca nei grandi auri de della collezione romana. Eh, se eh, mi capita per fortuna di presentare qualche volta in più un auri di Tito, di Vespasiano, di Domiziano, magari uno stesso auro di Augusto, dove la difficoltà è trovarlo bello, dove lo stesso Giulio Cesare, se vogliamo, ha maggior frequenza di passaggio, oggi è un 50%, se gli imperatori di fine eh, impero, i Teodosio, i Valentiniano, i Costante, quando siamo di fronte a Commodo, quando siamo di fronte a quei grandi nomi, a quelle grandi monete, a questi grandi rovesci, andiamo a vedere anche il rovescio di questa moneta, siamo a mettervi nella condizione migliore di scelta. Guarda che cos'è questo rovescio, guarda questo Dio Marte, questo Marte in cammino, un Marte elmato, con il piede destro su una corazza il ramoscello nella mano destra e scudo e lancia appoggiato nella sinistra guardate il dettaglio vieni vieni, vieni con me vieni un marte un dio guerriero un dio guerriero nudo nella sua forza la nudità nell'antichità era simbolo di forza tutte le statue greche erano nude e guardate lo dio, il dio marte guardate la ricchezza del dettaglio di questo scudo ma non è lo scudo di un soldato, è lo scudo di un dio, di un dio guerriero. La lancia, il ramoscello di pace, una pace curiosa, una pace imposta, uno status in cui Roma tendeva a trovarsi dopo aver sconfitto un popolo, un ha conquistato un territorio. Un aro di comodo, gentili ospiti, capita poche volte in un anno la possibilità di poterlo valutare. Poche passa, capita poche volte in una carriera, come quella di consulente numismatico, qual è la mia, di poterlo presentare. Quando ci sono gli elementi di qualità e prezzo che mi entusiasmano al punto da potervi dire non lo perdano, questo chiude veramente il cerchio. Vi voglio far vedere. Vi voglio far vedere. Il certificato. Vabbè, questa è la parte iniziale, conosciamo con, con la foto, stai pure qua sulla parte, diciamo con la foto della moneta, la qualità espressa in percentuale, la garanzia di autenticità, fondamentale ovviamente quando si scelgono oggetti di questo tipo. Io vorrei soffermarmi, pensate che questa moneta è datata 192 d.C. Vieni qua. 192 d.C., non 191, non 187. Quello che voglio farvi vedere, e che è scritto nero su bianco sul certificato, è il lavoro pazzesco che viene fatto e che viene allegato dai nostri studiosi per arrivare a definire con precisione un elemento che qualcuno potrebbe dire un dettaglio per la data. Se voi andate scorri in basso tenendoti, ecco così, vedete quei tre punti. La carica di del Tribuno della Plebe di durata annuale fu conferita il 10 dicembre di ogni anno e quindi per la 17 volta il 10 dicembre del 191, per la 18 il 10 dicembre del 192, il titolo di imperatore comandante militare vittorioso, la carica di console, tutta la combinazione di questi elementi possa indicare la data di cognizione precisa. Ecco, perché mi sono soffermato su quello che qualcuno potrà dire, sono. esagerazioni, vengono dei termini ma non si possono usare in televisione, mentali vostri. No signori, qui ci sono dei quattrini, ci sono dei denari che voi decidete di spendere. Allora mi fa ridere chi dice, ah ma ho visto su internet, cioè, ho visto su, su ebay, ho visto su, su siti più strani. Signori, abbiate pazienza, non, decidete di non comprare monete, non comprate monete. Ma no, non fermatevi a chi vi dice guarda la moneta è buona, l'aveva mio nonno, la moneta è buona, te lo dico io perché sono un perito. Signori, dietro queste monete c'è tanto lavoro. Arrivare a stampare un certificato di autenticità che garantisce autenticità, a provenienza certa, non è cosa banale. Allora uno potrà dire va bene, ma allora questo io lo strapago. No, lo paghi. Ma quello che ti voglio far vedere, vi voglio far vedere... La richiesta per questa moneta è 24.545 euro, l'otto numero 6. Ok? Io ogni tanto lo sapete proprio perché amo la concretezza. Sono vado a così cercare quando queste monete sono passate sotto il martello di qualche, di qualche asta. Uh, questo è una, un esemplare poi giustamente dovremmo andare a verificarne lo stato di conservazione mi viene gioco facile dire che l'esemplare che abbiamo è anche più bello ma non voglio, non voglio entrare nel merito passa il 14 maggio del 2014 pensate con una base d'asse normalmente le base d'asse sono sempre tenute molto basse a 6.000 dollari a 30.000 dollari nel 2014 più diritti, più importazioni se la prendi all'estero e quant'altro quindi e tanto e poco i 24.545 chiaro sono numeri eh, importanti che richiedono riflessione, che richiedono ragionamento, che richiedono confronto. E io vi invito a fare questo confronto. Ecco perché vi dico confermate le monete perché confermare le monete significa diventare il primo attore nel poter con confrontarci con la moneta sul tavolo, con la moneta sul tavolo non così chiacchierando del più o del meno. Che cos'è questo, Enrico? Ah, il British Museum, certo, certo, un esemplare, giusto, Enrico? Un esemplare di questa tipologia è presente, e ve lo mostro, nella collezione del British Museum. Quindi eh, quando ci permettiamo di usare il termine museale e mi permettano amici e l'ascolto il confronto c'è Alberto che dice è più bella la nostra e giustamente c'è la nostra perché ormai fa parte della famiglia Bolaffi anche Alberto Del De perché questa ce l'ha il British e il British non ha questa e credetemi il British se potesse mettere le mani sul nostro lo farebbe tanto volentieri e quindi questo lo dico perché c'è qualcuno di voi per carità che dice no Lorenzo di più, qualità più alte, più alte, più alte, attenzione, attenzione, io sono il primo a suggerire le qualità alte, ma quando arriviamo a un 40% di comodo non pensiamo ai 70, agli 80 e neanche ai 60 non esistono, o se esistono poi probabilmente entrano in una scala di, di prezzi che fanno poi i 300.000 euro, perché poi capita quello, quando c'è l'esemplare talmente raro in qualità poi esce oltre ogni ragionevole immaginazione. Va addirittura in una logica quasi, quasi irreale, quasi perversa, perché a quel punto non ci sono più ragion d'essere dei prezzi. Quindi attenzione a non voler sempre aspettare, perché poi aspettare a volte significa mangiarsi le dita. Ma io che sono a volervi mettere davvero nella migliore condizione di scelta possibile, voglio mostrarvi gli altri due hour. E mentre Alberto mi va a collocare il terzo aureo, io chiedo a Enrico se hai l'immagine di quella collezione di banconote, stiamo avendo davvero tante chiamate, grazie, ricordo le sei banconote del Regno d'Italia, le sei banconote del Regno d'Italia a 495 euro, eh, mi ha fatto davvero piacere la telefonata vercellese, e, e se ha, se, se, non mi ricordo se, se le ha. Il nostro amico, ma davvero se non le avesse, so che ha quelle di Repubblica, queste se le faccia mettere da parte, davvero, non è per la cifra, ci mancherebbe 4,95, ma davvero diventa, diventa un bel modo per affiancare le monete, le banconote alle monete, per chi sta collezionando Marenghi ad esempio, che ha quindi la percezione di cosa fosse una moneta metallica dell'epoca, paragonata a una moneta, a una moneta di carta, una carta moneta. Quindi lo dico per tutti, abbiamo ancora qualche disponibilità, sei banconote, l'album, le pagine per raccogliere tutta la collezione, il catalogo a 495 euro, ecco le quali se le abbiamo messe, ancora ecco un'immagine del catalogo, così abbiamo dato un piccolo refresh a casa e poi passiamo e torniamo anzi agli Aurei Romani. Eh? Volevo vedere Enrico se c'era un'immagine del, del catalogo del, del, dell'album. Eccolo qua, l'album e le pagine poi a mostrare il tutto. Ok. Eccole qua, queste sono le pagine libro che raccontano proprio la storia, l'epopea delle banconote, quindi un album specifico. Un album davvero, lo consiglio, credetemi, l'incrocio tra filatelia e numismatica è un incrocio che è spesso complicato perché eh, noi ne sappiamo, dire, questo permettetemi, siamo veramente esperti. C'è chiama i Francoboli, c'è chiama... Le, le monete, no, no, non è che una cosa sia giusta, una cosa sia sbagliata, per fortuna c'è il gusto, no? ognuno ha piacere, c'è chi eh, preferisce le, gli uomini con i capelli bianchi stempiati e eh, c'è chi preferisce, non capisco come mai, gli uomini con i capelli eh, belli, ricchi, voluminosi. Ecco, ehm, le banconote sono veramente un trade union tra filateria e numismatica, questa banconota che adesso vedete nell'immagine, per esempio la floreale, i collezionisti di francobolli che collezionano le francobolli del Regno hanno nella Floreale di una delle prime serie di, di francobolli di Vittorio Emanuele III e l'aspetto estetico, addirittura i colori sono esattamente gli stessi di questa banconota. Io su questa collezione stasera davvero vi do un grande consiglio. Vedete come si passa dai 24.000 euro, dai 20 di Comodo, ai 4.95 delle banconote. Perché? il collezionismo è piacere su tutto, poi ovviamente ci sono metriche differenti. Allora andiamo a vedere il prossimo aureo romano e andiamo a vedere quindi un'altra moneta davvero che non ha frequenza di passaggio rapido, stasera eh, tutte, l'aureo di Giulio Cesare lo dico per qualità, comodo, la prossima moneta che adesso andiamo a vedere di Alessandro Severo e poi l'ultima di Massimiano Ercole sono monete che raramente... Incontriamo sui nostri espositori. Benvenuto, Alessandro Severo. Qui gli elementi di scelta vanno a veramente a raccogliersi in maniera completa perché abbiamo una, una moneta di un imperatore siamo intorno a, al 222 223 in questo caso la moneta è proprio del 223 d.C. anche qui lo studio della datazione studio assai complesso eh, sul diritto troviamo proprio il busto di alessandro severo il, du, il busto drappeggiato e corazzato dell'imperatore alessandro severo Marco Aurelio Severo Alessandro, questo è il suo nome completo, nasce nel 235 ad Arca Cesarea, figlio di Marciano e Giulia Mamea, che era la figlia di Giulia Mesa, che era zia di Elio Gabalo. Questo è importante perché? Perché proprio l'ascesa al potere di Alessandro Severo si lega strettamente alla storia di Elio Gabalo. Elio Gabalo, eh, l'abbiamo raccontato, è un, un imperatore davvero che ebbe un equilibrio mentale disturbatissimo e quindi l'ascesa al potere di Alessandro Severo fu voluto fortemente da Giulia Mamea, Giulia Mesa, quindi le donne di corte, le auguste imperatrici. E Alessandro fu l'ultimo degli imperatori siriani, anche lui subì molto l'influenza della madre, agì molto sulla... Su, sotto l'influenza di sua madre, riuscì a conquistarsi comunque un buon consenso popolare i promotori di molte iniziative a favore della morale. Venivamo da un, da un periodo di destabilizzazione di eccessi da parte di, di Elio Gabalo, pazzesco, si circondò di consiglieri molto importanti, eh, storicamente noti: giurista Ulpiano, lo storico Cassiodione che spesso ci ha raccontato la storia rom romana, cancellati lusso, Stravaganza. Diffusione della letteratura, delle arti, della scienza, eh, generose assegnazioni ai soldati, terre, istituzione di agenzie di prestito a basso interesse per i poveri, diverse campagne militari. Morì proprio in Gallia nel 235, quando era presente per contenere invasioni germaniche. Questa è la storia di Alessandro Severo, una storia di un giovane imperatore che vediamo rappresentato su questa moneta, un ritratto meraviglioso, un diritto assolutamente conservato in maniera eccellente, la qualità di questa moneta pensate è un 50%, 50% anche qui con qualità media decisamente superiore alla media, con qualità superiore decisamente alla media, un 40% alla media e con un rovescio. Particolarmente importante. Quindi, una leggenda onomastica che ci racconta la, proprio su i suoi, il suo nome: Imperatore Cesare Marco Aurelio Severo Alessandro Augusto e il rovescio, una raffigurazione allegorica della Pax, quindi una figura femminile un'acconciatura super elaborata che considerando le dimensioni ci racconta la bontà di questo conio e la qualità assoluta e estrema di questo conio, il ramoscello d'ulivo nella mano destra e lo scettro nella mano sinistra. Signori, qualità assoluta un 50%, datazione 223, quindi siamo... Nei primissimi anni la Pax, vedete la Pax è interessantissima perché secondo i canoni della tradizione romana, la Pax, quindi associata a una figura femminile, è un simbolo di pace, ma è una pace che per Roma era tenuta in grande considerazione, era percepita come un premio per la guerra, quindi sempre vittoriosa e quindi sempre dono degli dèi. Signori, io vi sto presentando un aureo davvero importante un aureo in grandissima qualità un 50% la richiesta per il lotto numero 7 è di 20.000 20.650 euro, 20. euro. Ehm, attenzione a una cosa che voglio ripetere non mi stancherò mai di ripetere allora io Giustamente incontro tanti di voi, mi dicono, vabbè, ma Nerone, ma Tito, ma il Colosseo, quindi lo ricordo, ma Marco Aurelio, ma Adriano, Traiano, i grandi imperatori romani, quindi le grandi monete, quindi le grandi rarità, quindi i grandi prezzi. Attenzione, parliamo di numismatica, è vero che la numismatica è, come si dice, associata alla grande storia, ma parliamo di numismatica e la numismatica è fatta di elementi molto razionali, che sono la rarità e la qualità. Perché, signori, voi molte volte vi fate, giustamente, mille disegni mentali su quello che è il giusto, la giusta scelta. Io vi dico che nel mondo ci sono persone, fondi che comprano monete indipendentemente dalla presenza della Pax, della concetura o del comodo dell'ultimo anno, con tutta, vanno a scegliere monete di rarità. E monete di rarità, guardate ci sono dei nomi che mai faremo probabilmente, di imperatori romani che neanche i libri di storia citano. E se una moneta magari di quell'imperatore vale centinaia di migliaia di euro, quindi attenzione a non confondere il gusto solo, che a volte è importante se si fa una raccolta di poche cose, allora dice io prediligo il gusto nello scegliere quella moneta piuttosto che l'altra, ma se siete alla ricerca anche di alternative, di veri beni rifugio, allora entrate nel merito, perché Alessandro Severo, magari molti di voi neanche se lo ricordavano Alessandro Severo, ma una moneta così, in questa qualità, catalogata, certificata, bolaffi, la valuto i numeri che ha dietro, questo è importante, questo ci tenevo a ricordare, quindi arricchiamoci di storia, di, arricchiamoci di componenti emotive, ma siamo anche molto pratici. La mia scelta di questi lunedì in compagnia vostra, una compagnia che mi fa non solo piacere, ma mi, mi riempie di orgoglio perché apprezzate lo sforzo che stiamo facendo, è una scelta di selezionare le primizie. La premiere l'ho scritto per quella collezione di banconote, ma proprio perché è la prima volta, ma le primizie tutti i lunedì sono a vostra disposizione. E allora voglio completarlo questo grande percorso degli aure di questa sera con l'ultima, ma non meno importante, moneta della serata, eh, una moneta che si porta dietro un bagaglio di... Eh, guardate, parlassimo di, te di tecnologia, di prodotti industriali eh, userei il termine di know-how di know-how, di, 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 know che cos'è ovviamente? quel bagaglio di proprio conoscenza, di esperienza di, di status, eh, di capacità realizzativa di un'impresa rispetto alla produzione di un oggetto o alla, 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 alla gestione di un'attività il know-how di questa moneta è dato da dal fatto di essere praticamente quasi unica, forse unica. Signori, ve la faccio vedere o non ve la faccio vedere? Eh, dopo aver visto Commodo, dopo aver visto Giulio Cesare al 50%, un comodo strepitoso, un Alessandro Severo anch'esso al 50% e sentire un po' sinceramente di telefonate, di curiosità e mi fa piacere, di richiesta di ulteriori informazioni mi fa piacere, di conferme su altre cose mi fa piacere, ma un po' di silenzio quasi, quasi mi viene voglia di trattenermi dal presentarvi questo, questo audio di Massimiliano E. Paola che faccio? Lo faccio vedere o no? Paola è dalla vostra parte. Andiamo a vedere. Signori, noi appena troviamo il modo, eh, Enrico trova un modo, faremo pagare il biglietto per vedere le trasmissioni Bolafi del lunedì. Eh, si paga il biglietto, perché per andare a visitare un museo si spendono di 15, 20, 30, 40 euro, bisogna prendere un aereo, una macchina, un treno e eh, arrivare, fare le code, fare le file. Invece voi comodamente a casa vostra, sul vostro nel tepore delle vostre case sulla comodità, nella comodità dei vostri divani potete visitare musei e museo Polaffi vedete se mi permetto di fare certe affermazioni che qualcuno può vivere come colorite affermazioni del presentatore coloriti momenti di gaudio e giubilo del presentatore in realtà non è così in realtà le mie affermazioni, la mia esagerazione a volte, nasce da una consapevolezza che sempre di più si sta consolidando. Mi fa sorridere chi dice, ma Bolaffi, Bolaffi, ma Bolaffi non vendeva i francobolli, Bolaffi vende i francobolli, Bolaffi è una grande tradizione, Bolaffi è un'azienda nata nel 1890 con la filateria e nata addirittura quasi con la nascita del Francobollo, e coeva quasi la nascita del Francobollo, ma Bolaffi, la propria esperienza, l'ha capitalizzata e messa a disposizione anche della grande numismatica. È un'azienda antica, è un'azienda storica, è un'azienda che ha sempre creduto nel grande collezionismo e questo ha permesso di portare l'esperienza filatelica anche nella numismatica. Questo volevo dire ai grandi scettici. Signori, l'aureo che stiamo vedendo, che state vedendo, è un aureo di Massimiano Ercole. Siamo nel 307-312 d.C., siamo nell'ambito di quel grande progetto che si chiamò Tetrarchia. Si chiamò Tetrarchia definire una divisione del potere del mondo imperiale non più nell'ambito di una persona o di due, come capitò sporadicamente in passato, ma addirittura nell'ambito di quattro persone, di due Augusti e di due Cesari. Massimiano Ercole fu Augusto imperatore per scelta di Diocleziano, che lo volle come suo appunto diciamo pari livello nell'ambito del governo dell'Impero Romano. Lo scelse a governare gli affidò una parte dell'impero e volle affidargli proprio il titolo di Augusto. Beh, Diocleziano vide in, in, in Massimiano un compagno d'armi prima e un, futuro, è un, un importante imperatore Augusto al suo fianco. Si divise l'impero, Massimiano ottenne L'appellativo di Ercole, di Erculeo e questa scelta fu una scelta imposta da Diocleziano che gli affidò sì il titolo di Augusto, ma in qualche maniera prendendo per sé l'attributo di Giovico. Infatti, su alcune monete di Diocleziano abbiamo avuto il piacere di vedere Giove rappresentato, quindi il padre degli dei. Consegnò a Massimiano l'appellativo di Ercole, quindi semidio, in qualche maniera a stabilire comunque una certa gerarchia. Ma questa è storia. Massimiano Ercole, tra l'altro, salì al potere e poi si ritirò e ritornò. Ci furono due fasi di passaggio nel suo, suo essere imperatore. E qui siamo nella seconda fase, quando lui tornò a essere imperatore. Appartiene a quel periodo infatti in cui Massimiano, dopo aver abbandonato il potere insieme a Diocleziano, nel 305 tornò sulla scena pubblica. Pensate, richiamato in gioco da chi? Dal figlio Massenzio, che si era ribellato al nuovo Augusto Galerio Massimiano. Sul diritto di questa moneta, mi seguono signori, troviamo le, la, la proprio centrale prepotente L'effigie di Massimiano, rivolta a destra, in grandissimo rilievo, è una leggenda molto corta. L'effigie è una testa ornata dalla corona d'alloro, capigliature e barba molto corte a sottolineare questo aspetto marziale di Massimiano, noto per le sue qualità di comandante militare sul campo. Ma i lineamenti sono di persona già anziana e sono accentuate ed è incredibile che questo avvenga nel, nell'ambito di una moneta dalle rughe sul collo è un colpo di martello dato duemila anni fa attenzione amici miei e poi pronti per il rovescio pronti per il rovescio con i telefoni in mano però questa moneta non la perdano come avete perso la settimana scorsa e poi a chiamarmi a dirmi eh ma quella moneta, eh ma se poi non la vendi, eh ma se poi non la conferma, eh ma se poi non la comprano e arriva sempre secondo. Andiamo a vedere il rovescio. Signori, il rovescio di questa moneta è cosa mai vista, ma non mai vista sul, su un auto di Massimiliano Ercole, mai vista in assoluto. La raffigurazione mostra due figure di fronte che si stringono la mano. Quella a sinistra è femminile ed è personificazione della concordia, velata, in abito lungo, fino a terra, con lo scettro verticale nella mano sinistra. E a destra, Ercole nella sua nudità eroica, con la testa rivestita dalle fauci aperte del leone Nemeo e la clava nella mano sinistra. E lungo il bordo la leggenda Concordia delle milizie, fortuna dei romani, Concordia militum felicitas Romanorum. In parole povere il significato della raffigurazione nella quale Ercole, simbolo di invincibile forza militare, saluta la concordia, mite ma indispensabile compagna di ogni vittoria. Vedete, la leggenda e la raffigurazione di questa moneta hanno un interesse storico enorme. Gli studiosi studiano questa moneta poiché la sua missione si presume fu promossa da Massenzio per dare risalto al ritorno del padre sulla scena, avvenuto nella seconda metà del 306 d.C., prima che tra l'altro i rapporti tra i due padre e figlio si rompessero perché Massimiliano non voleva che le aspirazioni del figlio mettessero in crisi il regime tetrarchico, perché Diocleziano aveva voluto un regime tetrarchico in cui non ci fossero figli, parenti. Perché lui disse, se cominciamo a dire che i successori sono i parenti, è finita. E allora ecco che questa moneta, torna a darmela in tutta la sua bellezza questa moneta, perché la si possa apprezzare, fu proprio voluta da Massenzio, come si diceva, per prima di questa rottura. La rottura dei rapporti fra Massimiliano e Lassenzo è documentata storicamente nell'aprile del 308 d.C. e quindi si presume con buona ragione che l'emissione di questa moneta sia avvenuta prima di questa data. Poi in basso vedete che c'è una PR sotto i piedi delle due figure che sta a indicare percussa a Roma, coniata a Roma, quindi addirittura la zecca emittente viene precisamente indicato. Signori, questa moneta è una moneta, passatemi il termine, unica. Guardate, io qua ho delle note, ve le leggo. Note di tipo commerciale che i nostri il nostro ufficio si di gestione, quello che studiano le monete, ci, ci fa avere proprio per conoscere meglio la moneta, la provenienza, la storia. Leggo testualmente, questo esemplare è stato citato in due importanti cataloghi di riferimento. Uno si chiama Rick, il conoscitore di monete romane conoscono Rick e Roman Imperial Connage, edizione 1967. È un catalogo di riferimento è stato redatto dalle più importanti luminari del mondo nell'ambito delle monete romane e dove tutti i riferimenti alle monete arrivano dai principali musei e la tipologia a cui appartiene questo esemplare è stata individuata attraverso un catalogo d'asta del 63 nel quale l'esemplare è comparso. Ciò significa che un altro esemplare della stessa tipologia Ciò significa che un altro esemplare della stessa tipologia. Mi dai mezza Guarda, tanto, tanto sto leggendo, dammi mezza immagine, lasciami il rovescio, metti me se puoi. Ce l'hai il rovescio, tanto guarda è nella camera, quindi è perfetto. Ciò significa che un altro esemplare della stessa tipologia non è presente nelle principali collezioni pubbliche del mondo. In caso contrario gli estensori di questo importante catalogo non avrebbero citato una vendita all'asta. Questa moneta, signori, non si può affermare in assoluto che sia unica, ma si può dire, da quello che sono le fonti accertate, che potrebbe essere unica. Esiste, qui questa è la fotocopia di un, della, della, della prima pagina, un volume, si chiama The Roman Aurei, è scritto da Xavier Calicot, è una, una raccolta dei credo 5.000 Aurei conosciuti romani e ha l'ambizione di ehm, raccogliere tutti gli Aurei romani e la redazione di questo catalogo ha portato a individuare la tipologia di questa moneta fotografando non un esemplare simile ma esattamente questo esemplare vedete qua ci sono le immagini dei vari esemplari questo esemplare è esattamente l'esemplare che Bolaffi vi sta presentando quindi presente sul principale catalogo mondiale che recensisce gli Auri. E vedete, la differenza sta proprio nella leggenda. La tipologia del rovescio esiste, ma vedete, esiste con l'indicazione IMP Maximiano P.F. Augusto, ma Maximianus, quindi la presenza dell'INP non c'è, è esattamente unica ed è l'esemplare. Torniamoci, che vi stiamo proponendo. Quindi, io... Vi dico solo una cosa. La richiesta per questa moneta è una richiesta che si rifà a un calcolo matematico, a un freddo calcolo matematico. Quando hai di fronte esemplari praticamente unici, chiunque può dirti, dimostrando, facendoti vedere le cose come ho fatto io stasera, eh, amico mio, Amico mio carissimo, gentile amico mio, non ti posso chiedere esattamente la cifra che si ricava con un freddo calcolo matematico, cioè moltiplicando l'altissimo indice di rarità. Massimiliano Ercole è una delle monete più rare, chiaramente, della collezione. Abbiamo un indice di rarità di 600 punti. Moltiplicandolo per il nostro valore del punto, ottengo la quotazione al 100% e poi la vado a parametrare. Voglio sapere che quello è il meccanismo. Potrebbe dirti qualunque mercante: Senti tu, Massimiliano Ercole, così me lo devi pagare la cifra che dico io, altrimenti me lo tengo. E uno che mi paga la cifra che voglio io, che sia un museo, che sia un privato, lo trovo in qualunque momento. O comunque non ho fretta. Bolaffi non ha fretta. È Bolaffi dal 1890 che fa questo mestiere. La fretta non è amica di Bolaffi. Bolaffi è un mercante e Bolaffi cerca di vendere alle migliori condizioni possibili le monete, i francobolli e gli oggetti da collezione che ovviamente acquista per poter vendere. Un massimiano era così, a 21.240. A 21.240! Ma il centralino non deve squillare, deve esplodere, perché se non esplode, se non c'è da parte vostra l'attenzione, io, il lotto sì, hai ragione, pensavo avessi superato, il 9, il lotto numero 9. Ecco, io posso anche smettere qui di fare i sacrifici che sto facendo fare all'azienda nel dire voglio portare il lunedì sera le grandi rarità, i pezzi unici, i pezzi che spostano che spostano che spostano l'asticella e la spostano tremendamente in alto. Allora io stasera ho due possibilità, o siete tutti eh, a guardare altro, quindi non avete visto questa meraviglia, queste quattro meraviglie, e a quel punto siete giustificati, non è colpa vostra, e neanche mi sentite, quindi neanche vi state annoiando dei miei, eh, delle mie parole, ma se siete all'ascolto, e so che ci siete, eh, e so che ci siete, me lo, me lo fate un regalo, non la confermo, la conferma è chiaro, mi fa piacere, perché la conferma dimostra poi che si chiude il cerchio, che vi viene voglia di vederla a casa questa moneta, di vederla sul vostro tavolo. E io lo so, ci sono collezionisti che stanno facendo raccolte multiple, che hanno già un aro di Massimiliano Ercole, questo non ce l'ha nessuno, ma non ce l'ha nessuno nel mondo, questo, questo è unico. Allora mi fate una telefonata, mi mandate un messaggio, mi date, mi date solo una, la forza per continuare in questa faticosa scelta del lunedì sera. Perché io ho bisogno della vostra, dei vostri commenti. Mi dite che, che, che effetto vi fa poter valutare una moneta di questo tipo? Eh? Sto pensando, guarda, un nome, un nome lo voglio fare, tanto è... L'ingegner Silvio, tanto Gian Silvio eh, chi, de, chi ha da intendere, intenda eh, la saluto caramente. Mi è venuto in mente l'ingegner Silvio e eh, come lui altri che possiede un bellissimo audio di Diocleziano. Guardalo qua, Diocleziano, la copertina del catalogo. Eh? Ecco, se c'è un esempio, una persona a cui mi piacerebbe poter mostrare questa moneta. È lui, mi viene in mente lui mi viene in mente veramente chi sta inseguendo le grandi monete certo che se si possono poi affiancare no? settimana scorsa avete, avete visto no? avete confermato quel bellissimo trittico Settimio Severo, Giulia Domna e Caracalla una famiglia ecco. allora immaginare Diocleziano e Massimiano Severo e poi immaginare avendo già un diocleziano meraviglioso eh? ecco ingegnere penso a lei mi perdoni adesso voglio fare veramente ma vale per tutti parlo all'ingegnere che è in voi, in ognuno di voi ma ho fatto un nome solo tanto ingegnere Silvio è talmente generico che però una persona se l'ascolto probabilmente si è sentito, punto sul vivo. Cioè Lorenzo, ma io sono già impegnato, ho già degli impegni, devo ancora pagare la moneta che ho comprato qualche mese fa? Vero, questa è la condizione in cui molti di voi si trovano. Questa è la conferma, non è decidere oggi se comprarla, come pagarla, eh, lo dicevo prima, queste monete bisogna confermarle, ma davvero perché siamo di fronte? Ed è un momento dell'anno, non è un caso. Perché io... Mi auguro di poter avere in marzo, in tutto aprile, in maggio, in giugno, tanta ricchezza, non di quantità, perché la quantità si può avere, ma io non sono interessato alla quantità. Io vi voglio portare la qualità, la bellezza, l'importanza. E allora l'inizio all dell'anno è, è il momento più euforico. Chi ci segue costantemente negli anni lo ha visto, perché? Perché l'inizio dell'anno. Ci sono i momenti di incontro delle grandi aste internazionali, Bolaffi presente, chiaramente acquisisce e poi pian piano questo materiale arriva, viene lavorato, viene studiato, viene certificato, viene messo a vostra disposizione. Poi ci saranno mesi in cui sicuramente ci sarà ogni tanto magari la grande meraviglia, ma non avremo. E andiamo a rivederli tutti e quattro questi grandi auri. Andiamo a rivederli tutti e quattro. Un aro di Giulio Cesare al 50%, il lotto numero 5. 50% fuori dall'ordinario. Eh, pensavo sia Furio che ci segue sempre. Che un giorno, giustamente, personalmente, gli portai un aereo di Giulio Cesare al 30% e mi dice: Guarda, è decentrato, non mi piace, ne aspetto un altro. E certo, lo capisco. Ma è la normalità, un aereo di Giulio Cesare è decentrato. è La straordinarietà è questa. La straordinarietà è questa. Comodo, comodo, ma non mi perdete comodo. Ma quando vi ho portato comodo? Ma quando c'è possibilità di chiedere ai vostri agenti, ai vostri funzionari, chi vi segue, portami un'aula di comodo? Eh sì, volentieri, ma quando? Con Marte nudo sul rovescio, con quello scudo e quella lancia meravigliosamente rappresentata. E poi Alessandro Severo, 50% di qualità, anche qui un capolavoro, un rovescio e un diritto degni del principale museo, del più della più importante collezione, una Pax, una figura eh, con una ricchezza di dettagli incredibile, una godete della bellezza a casa di queste monete. E poi un Massimiano Ercole di cui credo di avervi raccontato, spero di avervi raccontato con dovizie di particolari la, la ricchezza e la bellezza di questa moneta. Se così non è, mi dispiace, mi dispiace veramente e mi, mi sento responsabile, mi sento tremendamente responsabile di non riuscire a trasmettere l'importanza di questi oggetti. Lorenzo, ma stai parlando da mezz'ora di eh, monete, delle stesse, ma ci sono altre cose, eh, io ho tante altre cose da mostrarvi, faccio fatica, ma non perché non, non voglia cambiare, eh, adesso lo faremo. Ma mi dispiace, mi dispiace non poter rallegrarmi con voi della conferma, per quella conferma che sarà, voglio vederla. Massimiliano Ercole, il RIC lo, lo cita questa moneta. Il Calico pubblica, fotografa questa moneta. Ah, Ma non ve l'ho fatta vedere la foto? Dov'è? Ah no, ve l'ho fatta vedere. Che robe da matti! No, no, davvero, mi, mi interrogerò, mi interrogerò su, questa, su questo silenzio, mi interrogerò, sì, ve l'ho fatto vedere la foto, mi interrogherò e ci confronteremo, ci confronteremo. Allora, io sai cosa farei? Poi, poi per l'ultima ora, che quella sicuramente andrei a fare una carrellata di, così di, di richiamo per tutti coloro i quali si sono messi all'ascolto magari da qualche minuto. Ho ancora disponibilità di quella moneta di Siracusa di Persefone, chiedo a Enrico di mostrarla prima di far partire la carrellata, poi tanto la rivedranno immediatamente. Ma questo, ecco, questo è un esemplare che mh, grida veramente eh, a una serata strana, perché eh, posso capire magari i 24, i 20 di una, un euro romano, ma 14.300 euro per una moneta siracusana... Antichissima eh, con Persefone, la scritta Siracusa, la piccola ape, una ricchezza di dettagli. Quei capelli sembrano rubati a Medusa, eh, non è da, da tutti i giorni. Eh. Attenzione, non si confondano con lo statere cartaginese di Persefone, altrettanto bello voglio, quanto vogliamo, ma sulle monete della Magna Grecia non si discuta mai. Andiamo in carrellata. Ci rivediamo tra. Tra 4 minuti sono al telefono. Se avete piacere di fare due chiacchiere con me, centralini aperti, collezioni di banconote ancora qualcosa disponibile. Ci rivediamo tra 2, 3, 4 minuti. A tra poco. Eccoci, rientriamo e passiamo a parlare e a riparlare, anche se eh, in realtà eh, avrei voluto parlare un po' di più, però il tempo scorre veloce, voi siete molto attenti, quindi anche durante la, questa carrellata diverse chiamate, fate bene, pensateci, non c'è un percorso obbligato, la conferma può arrivare a mezzanotte, può, potete chiamare domani mattina, io quello che ho detto a tutti è sempre... Eh, siccome confermare non costa nessun tipo di impegno d'acquisto, domani mattina potrebbe non esserci la moneta che magari vi piace. Dunque, il 17 marzo del 1861 viene promulgata la legge 4671 del Regno di Sardegna. Che cos'è questa legge? È un'importante legge perché viene promulgato e si dà e là al nuovo regno d'Italia. Sì, nel 1861 il 17 marzo è dato ufficiale. Di inizio del Regno d'Italia, perché ne parlo? Perché il 17 marzo del 2018, quindi pochissimi giorni fa, si è festeggiato cosa che andrebbe fatta ogni anno in maniera un po' più forte. Eh, il, in questo caso, chiaramente, il 157 anniversario dell'Unità d'Italia, si, si sono fatti dei festeggiamenti, devo dire, abbastanza importanti del 150, adesso dico che ce ne si sia dimenticati, ma quasi. E invece credo io, ma insomma, che ricordare l'unità d'Italia è il momento in cui i padri fondatori, insomma, hanno eh, Garibaldi, Mazzini, Vittorio Emanuele II, hanno fatto sì che, eh, insomma, al di là di come si, la storia ce l'ha poi eh, ricordato, come siano andate le cose, sta di fatto che l'Italia è stata unita e cerchiamo ancora di mantenerla tale. Ecco, eh, 50 anni dopo, quel 17 marzo del 1861, ci fu la prima, il primo grande eh, momento di commemorazione di, quel, di quella data. E parliamo quindi del 1911. E nel 1911 siamo in pieno Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III è il re che governa l'Italia, e Vittorio Emanuele III, in prima persona, vuole che venga commemorato questa importante data dei 50 anni con la coniazione di una serie di monete chiamate appunto del cinquantenario. Questa sera abbiamo per voi in qualità e prezzo favoloso, ve lo dico subito, un 50 lire del cinquantenario, andiamo a vederlo, la moneta d'oro che commemora i 50 anni dell'unità d'Italia. Eccola qua, bellissima, una moneta esteticamente tra le più belle, devo dire, coniate in epoca del Novecento, insomma perché si, di grande stile Liberty, con questa immagine centrale in primo piano, queste due figure che, ancorché sembrano e eh, appaiono come un uomo e una donna, in realtà sono due figure femminili, in primo piano l'Italia e in secondo piano con questo abbraccio protettivo un'immagine un che ci ricorda invece proprio Roma, questa Roma, un'allegoria di Roma protettrice dell'Italia. E in secondo piano un piroscafo decorato con festoni, un aratro. Quindi l'insieme di questa moneta, è un insieme assai completo e complesso di una moneta che vuole dare un messaggio importante al, al, agli italiani che la, la possono spendere, ma anche in giro per l'Europa, perché ricordiamo che queste monete, facendo parte di uno standard che è quello del sistema eh, decimale, quindi il sistema utilizzato in tutta Europa, potevano circolare. Moneta. Importante anche per dimensioni, parliamo di circa 3 cm, 28 mm, oro 900, 16 grammi 13 di peso. Attenzione, tiratura, guarda lì qua, Cavour, Mazzini, Vittorio II e Garibaldi, eccoli qua, i padri fondatori. Questo 50 lire del cinquantenario fu coniato solo nel 1911 e solo in 20.000 pezzi. Eh, come vi dicevo, un messaggio di un'Italia con tutti i simboli, in prima persona e in primo piano l'aratro, quindi un'Italia contadina, un'Italia però anche rappresentata nella sua ambizione e capacità marinara, eh, cioè, si portava da, dalla notte dei tempi questa capacità e poi sul diritto Vittorio Emanuele III ancora a collo nudo, molto interessante la presenza di questo re ancora a collo nudo. Bene, questa moneta, come vi dicevo, è una moneta. Non facile da trovarsi, perché? Perché poi fu sostituita nel 12 dalla serie dell'aratrice e quindi i pochi pezzi coniati, soli eh, 20.000, vado a memoria ma dove lo controllo subito? Eh, 20.000 coniati ovviamente moneta che circolava non sempre si trovano in buona qualità, in buone condizioni. Qui abbiamo un esemplare che si presenta al 70% di qualità, guardate. Anche qui il catalogo mi aiuta, questo è il catalogo delle monete del Regno d'Italia, questo è il 50 lire del cinquantenario, guardate gli elementi che vi stavo raccontando, la tiratura di soli 20.000 esemplari, la zecca che è quella di Roma, l'emissione solo del 1911, qualità media 60%. Quello che ci sicuramente dimostra stasera la possibilità di scelta di un bel esemplare in un ottimo rapporto qualità prezzo eccolo qua un 70% 70% di qualità moneta dello stock Amadeus ha una richiesta molto molto interessante di 3960 euro 3960 euro il lotto il numero 17 commemoriamo questo anniversario dell'unità d'Italia questa sera attraverso la scelta delle belle e importanti monete che non solo hanno vissuto proprio i primi anni dell'unità d'Italia, perché parlando di regno d'Italia parliamo del primo periodo successivo all'unità, dove abbiamo visto i Savoia e quindi prima Vittorio Emanuele II, poi Umberto e poi Vittorio Emanuele III governare un'Italia che poi eh, andrà via via perdendo questa velleità eh, di monarchia per diventare una Repubblica, come sappiamo eh, nel 1945. Bene, 50 del cinquantenario, 3.960 euro, qualità superiore alla media, stocca Amadeus, quindi le ha tutti i vantaggi. Mh, moneta, pagatela 396 euro al mese. Cosa vuol dire Lorenzo? Vuol dire che se vi fa piacere arricchire le vostre raccolte, se vi fa piacere cominciare una raccolta, dove il termine è raccolta, vedete, noi siamo abituati in formazione professionale a parlare di collezione, di raccolta. In realtà. Non c'è un percorso obbligato, ognuno fa davvero un po' il percorso che ritiene più vicino alle proprie attitudini, alle proprie ambizioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che si può mh, decidere di comprare una moneta nella vita, di comprare eh, un certo tipo di monete, di comprare una moneta antica, una moneta moderna, davvero eh, ognuno di voi può fare le scelte che ritiene più giuste e appropriate. Quindi, eh, anche lì. Tante volte mi sento dire ma io non sono un collezionista Lorenzo, ma io non sono un collezionista. Il termine collezionista davvero ha tante sfumature, è collezionista eh, chi sceglie una moneta, chi ne sceglie due, chi ne sceglie cento, ognuno secondo le proprie metriche, le proprie geometrie, le proprie possibilità. Quindi ad esempio questa è una moneta che può essere un unicum per chi ha piacere di ricordare un momento importante come può essere stato quello dell'unità d'Italia. Eh, voglio farvi vedere anche un'offerta legata a questi due eh, questo momento così importante, che è il dittico dei marenghi dei primi re d'Italia del primo re d'Italia in realtà, cioè di Vittorio Emanuele II. E quindi eh, no, direi sostituiamola pure perché volevo a questo punto proseguire, tanto l'abbiamo visto molto bene. Con i due marenghi che vedi, qua, eccoli qua. Collo corto e collo lungo, eh, te li passo qui, poi tu li prendi. Allora abbiamo parlato di 1861, abbiamo parlato di eh, Unità d'Italia, abbiamo parlato di un processo che inizia eh, con, eh, con il risorgimento, con i moti rivoluzionari, con eh, il 48, con, eh, insomma è un percorso lungo che porterà poi appunto eh, Vitt Vittorio Emanuele II con una serie di operazioni chiaramente di carattere sia politico che militare a arrivare a, uh, all'unità d'Italia quel progetto che già Napoleone aveva uh, ben in mente infatti sulle proprie monete andava a indicare la, uh, la dicitura al regno d'Italia ma c'è un uomo, c'è un re che è regista di questo grande momento di questa unità d'Italia ed eccolo qua, guardate che bella questa coppia di monete, oggettivamente abbiamo scelto stasera due esemplari meravigliosi, cioè due monete, due marenghi di Vittorio Emanuele II nell'ambito della monetazione di Sardegna a sinistra e di Italia a destra. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che la moneta di sinistra ci racconta di un Vittorio Emanuele II re di Sardegna ancora, quindi siamo precedenti a quel famoso 61. E quindi lui lo si vede interpretato secondo quelli che erano gli stili del, dell'incisore dell'epoca, secondo eh, l'utilizzo delle leggende latine che erano dopo nelle monete fino appunto al regno d'Italia. E quindi in quella, in quella diciamo, immagine che viene definita dai collezionisti e nel collezionismo numismatico a cosiddetto collo lungo, eh, questo è il classico Marengo di Vittorio Emanuele II re di Sardegna per mano di Giuseppe Ferraris che era l'autore la leggenda come dicevo che corre tutto intorno è una leggenda latina che lo definisce come re di Sardegna, Cipro e Gerusalemme Vittorio Emanuele II nel 61 diventa re d'Italia e la moneta che vediamo che tra l'altro se vedo bene data 62 addirittura invece ce lo vede rappresentato con ovviamente uno stile differente proprio perché la mano che realizzò questa moneta è mano differente, l'incisore che lavorò sui coni di Vittorio Emanuele II non era più l'incisore di Sardegna, bensì il Ferraris. Eccolo qua, quel Ferraris che appunto reinterpretò, cioè, sempre Ferraris chiedo scusa, ma in realtà reinterpretò l'immagine del Re con uno, uno stile più eh, moderno, se vogliamo, ma sicuramente si differisce in maniera molto importante per la presenza della leggenda in italiano e soprattutto, e andiamo a vedere i due rovesci, per la presenza, eccolo qua, l'atto di eh, promulgazione del Regno d'Italia in un dipinto d'epoca. Eccolo qua il, il rovescio di queste due monete che, ancorché sembri... Identico, in realtà ci riporta a sinistra quello di Sardegna e a destra quello d'Italia, signori. Stasera, nella grande serata dedicata all'anniversario dell'unità dell d'Italia, che si è festeggiato pochi giorni fa, a 1230 euro il lotto numero 14, a 1230 euro stasera i due Marenghi, sia quello di Vittorio Emanuele II, re di Sardegna, che quello d'Italia, il lotto 14 della serata, i due Marenghi, anche qui occasione spettacolare per poter magari da un lato ricordare anche possedendo due, due monete questo importante momento storico, dall'altro avere un piccolo eh, così dice, patrimonio da dedicare alla numismatica cominciando dalla base. Ma stasera è serata ovviamente speciale, quindi eh, per chi confermerà queste due monete e eh, chi ci segue lo sa è diventato difficile ormai mantenerla questa opportunità ci sarà un prezioso veramente omaggio eh, perché vogliamo anche noi a modo nostro ricordare questo anniversario e festeggiarlo eh, in omaggio il progetto Marengo cos'è il progetto Marengo è quella cornice meravigliosa che ormai qualcuno conosce ma sempre di più sta diventando un must un, uh, un punto di, di anche per distinguersi sul mercato cioè un, una vera e propria Uh, confezione del, che il Marengo lo raccoglie: come? Raccontandocene le gesta e quindi andando qualche anno prima, tornando indietro nel tempo e mostrandoci la nascita stessa di questa moneta per volontà di Napoleone. E che poi scorrendo nel tempo ci racconterà come questa moneta ha accompagnato, uh, veramente, il passaggio dall'Italia, uh, da un'Italia divisa a un'Italia che con Vittorio Emanuele II, che cominceremo a vedere su queste monete diventerà un'Italia unita quindi vi regaleremo per chi confermerà questa sera i due Marenghi il libro che sarà piacevolmente eh, un corredo di conoscenza ma anche, ma anche non ultimo una cartellina porta certificati un panno prezioso di protezione e poi il nostro sistema ormai ultra eh, famoso mi, mi permetto di di dirlo perché ce lo stanno invidiando tutti cioè uno scrigno pronto ad accogliere, vedete in sicurezza e con piacere anche di conservazione con queste capsule il, i vari Marenghi potrete cominciare a mettere i due del padre fondatore del Regno d'Italia e poi se avete piacere potete pian piano portare avanti il percorso fino a realizzare per chi lo vorrà un progetto addirittura completo di collezionismo di quelli che sono i Marenghi, esattamente, quindi eh, lo dicevo prima, no? che cos'è il collezionismo? Il collezionismo è la misura che voi decidete più adatta alle vostre caratteristiche ed esigenze. Quindi c'è chi collezionerà tutti i marenghi pian piano, riempiendoli questi scrigni, c'è chi magari si concentrerà su quelli di Sardegna, c'è chi magari si fermerà ai due di Vittorio Emanuele II e avrà testimonianza di tutto questo importante momento storico. Noi vi daremo, credo, eh, apprezzabile, um, non l'abbiamo mai detto e mai lo faremo, ha un valore commerciale questo pesante, tra l'altro eh, diciamo corredo del marengo importante. Quindi è un regalo davvero non da poco che ci pregiamo di, di farvi eh, anche in qualche maniera per ricordare questo, questo avvenimento che Devo dire, forse passa un po' troppo, abbiamo visto forse per chi l'ha visto in televisione Mattarella, che è il nostro Presidente della Repubblica, che consegnava, che deponeva una corona, ma se ne parla praticamente. E quindi la storia non va dimenticata e le monete ci aiutano a ricordarla. Bene, allora, questo diciamo l'abbiamo visto, abbiamo disponibilità dei... Eh, ecco, volevo mostrare, vediamo se... Aspetta un attimo, rimaniamo ancora su questi due marenghi perché volevo cercare una cosa che da qualche parte dovrei avere. Grazie Alberto. Allora ti chiedo anche quell'espositore per favore, così le mettiamo, le mettiamo anche su. Ok, grazie mille. Mettiamo il gritti, dai. Per gli amanti delle monete d'oro, e qui facciamo, torniamo un attimo a Venezia, alla, alla Serenissima, e arriviamo al 1528-1538, per mostrarvi una moneta, un grande successo ha avuto questa moneta, le poche che abbiamo avuto a disposizione, perché poi diventa difficile trovarle belle, voi ormai siete diventati. Dice Lorenzo ma è colpa tua perché sei tu che ci consigli la qualità e me ne prendo responsabilità e merito. L'esemplare che adesso vediamo è uno scudo d'oro coniato a Venezia tra il 1528 e il 1538, quindi per soli dieci anni, durante l'importante dogato di Andrea Gritti. Andrea Gritti, guardate, fu un personaggio... A Venezia veramente molto importante, Rampolo di famiglie importanti veneziane, fece una carriera politica enorme fino ad arrivare chiaramente al Dogato. Eh, quello che vediamo per una serata come questa in cui abbiamo visto gli Zecchini è una moneta molto curiosa perché è una moneta che fu coniata, pensate, soltanto dieci anni, fu messa in circolazione al soldo per, doveva servire per pagare le armate mercenarie dislocate sul territorio italiano impegnate nella contesa tra il Sacro Romano Impero e la Francia. Fu chiamata scudo d'oro perché aveva le stesse caratteristiche di peso e titolo degli scudi d'oro del sole, cioè quelli emessi in Francia e imitati, devo dire, da varie zecche italiane. Sul diritto vediamo, anzi adesso stiamo ammirando il eh, rovescio e te, rimaniamo pure su questo rovescio, e questo, devo dire, questo esemplare, è uno dei più belli che abbiamo presentato. Eh, bisogna dirlo perché vedere lo stemma della Repubblica con lo scudo ornato da fogliami entro il quale campeggia il leone di San Marco visto di fronte, così ben definito, infatti, la qualità di questa moneta è davvero altissima, è un 50%, è davvero una moneta che si presenta così come voi pretendete ormai vedere e scegliere 2925 euro la richiesta dicevo una moneta curiosa perché eh, questa necessità di, di coniare lo scudo d'oro che era 24 mm 3 grammi d'oro 3 grammi e 10 circa d'oro poi cessò nel 1567 col dogato di Gironamo Priuli quindi questa moneta coniata a Venezia per 40 anni circa. Venezia, la Repubblica Veneziana, ha coniato in maniera autonoma per circa mille anni. Quindi voi immaginate che per circa mille anni siano state coniate monete a Venezia, solo 40 anni questa tipologia. Lo scudo, ecco vedete di San Marco sul diritto la croce ornata e fiorata, che tra l'altro sostituì un primo progetto che non piacque e che fu quindi abbandonato. 2925, ecco, mm, questo è un unicum, è una moneta che ha nel suo leone di San Marco frontale una, una realizzazione anche dal punto di vista tecnico non semplicissima, moneta sottile come i fiorini, come gli zecchini, quindi... Difficilmente lavorabile, quindi il conio non può essere troppo forte perché, se no, si spezzava la moneta. Ehm, la moneta è sottilissima, adesso, appena Alberto, poi me la, me, la, me la prendi così la faccio vedere di taglio perché si capisca bene quello che sto raccontando. Quindi è molto grande, ma è molto sottile. Il risultato è che avere un risultato di conio. Ehm, senza spaccare la moneta e cosa sai difficile guardate quanto è sottile davvero non so neanche ma è mezzo millimetro quindi a riuscire ad ottenere una qualità di questo livello guarda che cos'è guarda che cos'è allora io posso capire che magari i 20.000 di un euro romano vi possano Procurare momenti di riflessione, ma è i friulani, i veneziani, è i, i mantovani, perché la Repubblica eh, di Venezia non era Venezia solo. Eh? Attenzione. Attenzione, questa è moneta che molti vostri antenati hanno avuto tra le mani. E i collezionisti pugliesi, i collezionisti siciliani, i collezionisti sardi, i collezionisti del centro Italia, ecco, è moneta italiana, è moneta di grande rispetto, le monete del Rinascimento, monete che vanno a essere apprezzate a livello internazionale e questo scudo d'oro si colloca, secondo me, tra le grandi e importanti meraviglie a cui si può accedere, devo dire, con una, con una richiesta del tutto eh, interessante. Anche in questo caso, qualora voi decidiate di confermarla, non vi siete impegnati nell'acquisto di nulla, avete semplicemente posto in primis l'opportunità di averne. Ecco, in questo caso i numeri sono. Abbiamo questo. Al 50% di qualità, tra l'altro, che è in grandissima qualità. Quindi, magari l'avete persa in altre occasioni, non lo fate oggi perché eh, rinunciate davvero a un esemplare devo dirlo, superiore a quello che è un po' il, la media di questo, di questo tipo di moneta. Oh mamma mia, 23,40, 23,40, io voglio tornare un istante su, anche qui voglio tenerla in mano perché non è, giù, non è arrivata questa moneta e me ne dispiaccio perché io quest'anno non l'ho mai vista, l'anno scorso non l'ho mai vista e quindi devo dirvi che. No, io non mi lamento, attenzione, perché poi ogni, ogni trasmissione ha una, ha una propria vita. Eh, ci sono trasmissioni in cui magari una moneta, vengono confermate 10 monete, trasmissioni in cui vengono confermate una moneta. Credetemi, questo non ci turba e non mi disturba perché eh, le monete poi entrano in un percorso tradizionale di offerta, vengono chiamati i clienti, vengono avvisati, vengono visitati, il lunedì, lo, ve lo dico sempre, è un po' una primizia. Quello che voi vedete stasera non l'ha ancora visto nessuno. Quel Massimiliano Ercole non l'ha mai visto nessuno, quella Alessandro non l'ha mai visto nessuno. Quella, ecco, questo, questa dracma d'oro di Persefone, ecco, siete i primi a vederla. E io mi sono stupito, ma un po' vi conosco. ecco, Su questa moneta, l'ho detto all'inizio della trasmissione, non tutti erano al telefono, io sono in completo... Di, di senso con il nostro comitato peritale perché eh, forse qualcuno si è fermato di fronte al 25% dicendo devo aspettare monete più belle. Io credo che una moneta siracusana così con un rilievo così alto, con una persefone così meravigliosamente rappresentata con l'orecchino, con il collier, con questa piccola ape ma benissimo definita, la scritta Siracusa leggibilissima guardate io domani mi informerò perché eh, questa moneta non abbia vinto una o meritato una qualità superiore ma al di là di questo la qualità è giusta allora è 25% ma questo approfittatene guardate questa moneta è un saluto carissimo lo mando a Venezia chi deve intendere intenda io sono sicuro che messa sul tavolo e eh, mi, mi sento dire le cose che mi sento dire spesso Lorenzo ma dal vivo è, è incredibilmente più bella. Noi ci proviamo a mostrarvela in tutta la loro bellezza. 14.375 euro il lotto numero 4. Ma davvero non volete vederla? Moneta di Siracusa, moneta della Magna Grecia, moneta nostra. Le monete più belle sono le monete coniate in Magna Grecia e le zecche di Siracusa, le zecche di Metaponto, le zecche di Taranto, le zecche. Di oria, le zecche, dove la cultura del bello si è diffusa in maniera assoluta. Ecco, io stasera ho citato, ho fatto pochissimi nomi, ne ho citati forse uno o due, mi sono permesso così, ma davvero io penso a, a quei collezionisti che hanno fatto davvero eh, delle selezioni molto, molto ragionate, di poche cose, ma di grande importanza. E questa Siracusa, scusate, un attimo, voglio andare a prendere un, un bolassi World, tanto abbiamo tutto il tempo, perché noi abbiamo un House Organ, un magazine, che dedica la, ehm, articoli, approfondimenti ad alcune cose, in particolare ad alcuni capitoli. Una meravigliosa fu dedicato proprio alle monete siracusane e volevo trovarlo per capire se all'epoca eravamo riusciti a mostrare una moneta, una dracma, una dracma siracusana, una, di, una dracma di Persefone, perché io credo che, non credo, ve lo dico con certezza, noi abbiamo avuto possibilità di mostrarvi eh, statevi di Persefone in oro, in elettro, cartaginesi, mh, qualche volta in più, eh, di, e le abbiamo, oltre che portarveli in trasmissione, le abbiamo anche chiaramente offerte ai nostri clienti, indipendentemente dalla, eccola qua, la Grecia in Italia, va, va. ma monete di Persefone in oro con zecca Siracusa, eccola qua, la zecca Siracusa, vediamo un po', lo facciamo in diretta, guarda, così magari. Uh, faccio bella figura o brutta figura perché non sono preparato. Questo è un articolo dedicato alle monete siracusane, questo è un Bolaffi world di gennaio 2015, sfogliamolo insieme. Che monete sono state inserite? Moneta d'argento di Persefone, il 100 litri d'Artemide, moneta meravigliosa di Siracusa, Persefone in argento, credo basta. Ah eccola qua. Chiedo scusa, è la mitraclora di Zeus, moneta che vi ho presentato settimana scorsa, se ben ricordo. Io, una dracma di Persephone, ricordavo bene, non l'avevo mai uh, vista pubblicata sulle nostre. Perché? Perché credo che nella nostra storia ne abbiamo avute due barra tre. Quindi io insisto ancora un istante, perché vorrei davvero uh, che possiate sceglierla questa volta. Mi piace tantissimo, mi piace tantissimo, mi piace tantissimo. E di una delicatezza e di un'eleganza incredibile, incredibile. Isabella. Buonasera. Ma di qualcuno di siete fra di noi ci impazzisce, vede entrare qualcuno, è entrato qualcuno in studio. No, Isabella è una cara telespettatrice, so quanto ama il bello delle monete greche, ecco questa è una moneta ad esempio che ehm, non voglio banalizzare, ma è la portata di... Non di tutti ma di molti, quindi perché ha un livello di ingresso per la rarità che ha. Guardate quelle zampe di quei cavalli come si intrecciano i due, i due cavalli. E guardate le, le monete come del Regno d'Italia, stasera stiamo parlando del Regno d'Italia, vi voglio far vedere. Guardate, guarda questa moneta, eh, Alberto, la quadriga briosa di Vittorio Emanuele III del 1914. Questa è del 1914, adesso arriva. Ma è una moneta fatta con un conio industriale nel 1914 e c'è una quadriga meravigliosa voluta alla Vittoria di Manuele III, che guarda caso si ispirava alle monete antiche. Ma torna la mia amata Persefone e mostrami quella, quella, quelle, quelle zampe di quei cavalli incrociate battute a mano con un colpo di martello 2000 anni fa, 2200, 2300 anni fa. Ma allora stasera davvero mi volete fare eh, così pensare di aver lavorato male, di non essere riuscito a trasmettervi con la forza e con l'emozione che a me danno queste monete? E io non vi sto chiedendo acquisto, non vi sto chiedendo di decidere adesso come pagarla, se... vi sto chiedendo di vederla. Dai, dai. Allora, senti: 23.48, gli ultimi dieci minuti voglio regalarvi, ringraziandoli, a tutti coloro i quali si sono. Già prenotati per la collezione che ho presentato stasera, il la première, abbiamo ancora qualche possibilità e quindi questi 12-10 minuti disponibili li voglio usare tutti. Abbiamo selezionato proprio in questo anniversario, non c'era una serata più giusta, di eh, 150, 157 anni di, un, di anniversario del Regno d'Italia, una collezione di 6 banconote del Regno d'Italia. adesso le sfoglio così in diretta con un album libro che racconta l'epopea del Regno d'Italia con la storia delle prime banconote poi abbiamo i vari capitoli che potrete andare a approfondire ma soprattutto vediamo che cosa vediamo sei banconote autentiche, garantite eccole qua una la prima del 19 della serie Impero la Lira poi il 5 Lire Floreale di Vittorio Emanuele III, la prima, la prima banconota della prima serie di Vittorio Emanuele III, e poi il li la lira buono di cassa, e siamo a quota 3, il 10 lire della serie dell'Impero degli anni 30, banconote stampate per sostituire monete metalliche per prepararsi alla guerra di Eritrea, e poi il 2 lire, e poi il 5 lire. Mi dai quella bella immagine che abbiamo registrato un'oretta fa con le banconote, eccole qua, sei esemplari, valore commerciale considerando le banconote, considerando l'album, le pagine che vi daremo superiore ai 1600 euro, 495 euro voi potete confermare in visione gratuita, ma anche per i 495 vi disturbate, non è un disturbo, voi ci dite dove volete vederle, quando volete vederle, ci veniamo ci mettiamo d'accordo vi ospitiamo in un nostro negozio e veniamo a trovarvi sfoglieremo questo album vedrete la ricchezza perché vi diamo tutte le pagine poi se vi verrà voglia per poter completare e portare avanti questa collezione quante pagine riempire lo deciderete voi una, due, cinque, dieci oppure vi terrete le sei e avrete un bellissimo libro di storia perché ognuna di queste schede vieni in diretta Alberto ha ah, non solo lo spazio per la banconota che è inserita nella sua giusta taschina protettiva ma anche sul retro la storia della banconota allora io vedo delle porcherie scusatemi il termine enormi di riproduzioni di, di cose fatte in metallo queste sono banconote originali autentiche e allora qua c'è veramente la sensibilità di conservare un, uh, un pezzo di storia che magari qualcuno di voi ancora ricorderà perché vissuto, perché magari raccontata dai propri uh, genitori, dai propri nonni. La storia, vedete, eh, oggi in una trasmissione come questa, noi parliamo tanto di storia, quindi abbiamo assaporato storia antichissima, abbiamo assaporato le monete veneziane del Cinquecento abbiamo visto i Marenghi abbiamo visto le monete greche, le monete romane poi ognuno chiaramente va ad assecondare anche il proprio gusto ci mancherebbe però gli spunti credo che quando la richiesta è così bassa e lasciatemelo dire perché 495 euro dovremmo chiedere per una banconota la, la, Floreale, la Floreale soltanto questa banconota meriterebbe quel prezzo e eh, lo merita, eh, attenzione. E eh, lì sono i prezzi di listino del catalogo. Eh. Quando, quando viene là il funzionario a portarvi la collezione, fatevelo spiegare. Soltanto questa banconota dovremmo chiedervi quel prezzo lì. Allora, perché Bolaffi è impazzita? No, Bolaffi fa un grande investimento sul proprio, sui propri clienti. Dice: Io ti invito a collezionare, non ci voglio guadagnare niente, voglio eh, scommettere sul cliente. La scommessa, ve lo dico chiaramente, la vinciamo se vi verrà voglia di proseguire, magari riempire ancora qualche foglio, scegliere qualche banconota e allora noi avremo eh, investito su di voi dandovi praticamente magari al costo <ride> il, eh, un, una grande possibilità. Poi se vi verrà voglia allora a quel punto ci ripagheremo magari del, dell'investimento fatto. Ogni tanto Bolaffi lo fa questo, lo sapete, lo abbiamo fatto ad esempio parlando di banconote con la collezione di Repubblica, tanti di voi l'hanno scelta, la stanno portando avanti con piacere, le stanno completando per quanto possibile, perché poi, vedete, perché schede mobili? Ve lo siete chiesti, perché album ad anelli? Perché uno toglie e mette le schede che preferisce. E allora voglio avere una selezione di 10 banconote, una per ogni decennio, mi faccio la mia collezione, ne voglio avere 6, non è un caso che siano organizzate negli anni, una dell'inizio, una di metà del regno, una della fine. Può essere quella la vostra collezione. Certo l'album è ricco di pagine perché abbiamo previsto tutte le banconote, ma siete voi a scegliere quante metterne. Intanto oggi approfittate, ma davvero eh, non, non approfittarne, credetemi, eh, è davvero un peccato. Costa di più non comprarle. E tra l'altro non le stai comprando ma le stai confermando. Cioè se uno dice. Uh, l'album, le pagine le banconote ovviamente il catalogo uh, ve le portiamo a casa ve le faccio pagare anche a rate se preferite perché qualcuno dice vabbè ma anche 4,95 mi voglio togliere questa soddisfazione ma non tutte insieme, voglio fare un regalo a mio figlio, a mia nipote vedete oggi si parla di euro, si parla di, di moneta unica, si parla di un, qualche cosa in cui la lira i nostri figli, i nostri nipoti non sanno cosa sia. E allora immaginate anche a regalarla questa collezione a un giovane eh, che magari non se l'aspetta perché ormai i ragazzi si aspettano elettronica, si aspettano qualunque cosa. E guardate che faccia fanno. Magari regalategli l'album con una banconota, poi a, alla promozione gliela regalerete un'altra, mettiamo anche eh, questi giovani nella condizione di ripensare a cosa c'è stato prima. Perché vedete, io lo vedo, uno studia la storia con, con noia, ma perché? Perché la storia studiata sui libri ovviamente non è in alcuni casi emozionante, tante date da ricordare, tanti nomi da ricordare. Ma quando cominci a, ad associarla a degli oggetti, quando cominci a pensare a quella banconota che viene stampata, nel 1939, ehm, sì, prima della guerra di Eritrea, perché? Perché i nonni avevano le monete d'argento da una lira, da due lire, le conservavano con l'idea di fondere l'argento per scommettere sull'aumento del valore di quell'argento rispetto al valore della moneta, allora tu capisci che quel periodo storico che diversamente era boh, l'Italia ha fatto la guerra in Eritrea ma che roba è, hai un oggetto che la racconta, è un oggetto che la contestualizza. E allora non dico che con questo diventino tutti degli storici o degli appassionati di numismatica o dei collezionisti, però ecco che diventa anche un po' uno stimolo. E allora regalatevi, regalate anche la grande storia attraverso le monete, attraverso i francobolli, attraverso le banconote. Boraffi vi sta dando stasera una premiere e questa settimana probabilmente per quanto possibile come nelle nostre trasmissioni anche del mercoledì, del venerdì ne parleremo perché tutti. Possiate avere la stessa opportunità. Ecco, vi dico solo che sono pochi i lotti, non si riesce ad avere, non pensate ci siano 50 o 100 collezioni pronte. Ecco perché, anche all'ultimo, anche a mezzanotte, una telefonata nel dire me ne mandi una in visione nel negozio di Roma? Perché vado a Roma o a Milano o a Verona oppure vengo a Torino oppure la puoi dare una collezione a Marco, a Giuseppe, a Walter me la porta la prossima volta che viene a trovarmi oppure se non ci conoscete può essere davvero un'occasione io vi invito a farlo conosce un nostro funzionario conosce una persona preparata, garbata che ha un'etichetta che si chiama Bolaffi azienda che c'è dal 1890 quindi vi dico aprite tranquillamente le porte di casa vostra e fate entrare eh, Bolaffi e quando siamo a casa vostra ripeto ma lo dico perché io mi rendo conto eh, non c'è nessun obbligo, molti di voi dicono ma io non chiamo, mi piaceva quella collezione di banconote ma farvi venire, se poi non la compro, se poi mia moglie non è d'accordo, ci siamo conosciuti, ne abbiamo parlato, c'è stata un'occasione di confronto e per noi è un piacere oltre che ovviamente lavoro, poi magari ci sarà un'altra occasione o magari non ce ne saranno più, però ripeto è il nostro lavoro, non avremo una rete vendita eh, su tutto il territorio nazionale, non avremo quattro negozi non avremo quella forza di impatto che ci permette di poter fare quella ecco qua. Hanno foto, questa è una foto un po' più aggiornata della nostra, della nostra rete vendita. E, mh, vedete, ci sono anch'io perché? Perché anch'io sono tutti i giorni sul territorio, quindi chi ha piacere magari proprio di confrontarsi con me e dire guarda, voglio vedere se quando vieni a trovarmi dici le stesse cose che hai detto in televisione o poi quando sei là arrivi con la penna in mano e mi fai firmare, no non è il mio stile e mia abitudine. 30 secondi alla fine della serata, con i centralini ancora aperti, quindi anche a trasmissione terminata, se volete confermare una o più monete, io vi do appuntamento con me lunedì prossimo alle 21, gli appuntamenti di mercoledì e venerdì con la numismatica, il martedì e giovedì con la filateria. Continuate a seguirci, buon... Proseguimento di trasmissione, anzi di serata, buonanotte e come sempre sogni d'oro.